Eccoci, eccoci, benvenuti a tutti. Buonasera e benvenuti alla consueta diretta eh, di Progetto Razzia del giovedì. Stasera, ospiti, ma li avrete già riconosciuti: eh, due ospiti che abbiamo avuto diverse volte ormai eh, soci occulti di Progetto Razzia, anche forse eh, senza che loro ne siano consapevoli. Eh, Davide Maspero e Max eh, Ribaris di eh, Occidental Congress, di cui ogni volta ci dimentichiamo di parlare, ma oggi, se riusciamo a dimenticarcene oggi. Non ci provo più, cioè, dopo è veramente finita. E stasera, come avete visto eh, nei vari post di cui abbiamo eh, parlato, parleremo di neo-folk, eh, questa, questa musica che è, questo genere musicale che è una sottocultura, che però eh, da persona esterna che cercava più o meno di approfittare vagamente a capire. Eh, più mi sono avvicinato, meno ho capito. Quindi mi sono detto: eh, vabbè, allora io eh, stasera faccio lo ignori. E lascio direttamente eh, parlare gli ospiti. Innanzitutto eh, vi ringrazio, grazie mille di essere qui. E Ciao dire, a tutti. Che... Tanto poi, come al solito, voi eh, vi allargate. Quindi direi che parto direttamente con la prima domanda, quella eh, un po' più accademica, così cerchiamo di delimitare, poi voi andate eh, dove vi pare. E a te, Max, volevo chiedere, per quelli come me, ad esempio, cos'è il neofolk? Perché se ho ben capito. Eh, a... L'etichetta dovrebbe descrivere un'attitudine, un fenomeno, eh, ma poi chi è molto all'interno di questo fenomeno non è neanche così contento dell'etichetta stessa. Ecco. Eh, sì, allora, il neofolk è stato il regno delle fascinazioni e delle contraddizioni. Eh, per noi si tratta di una stagione musicale irripetibile, eh, però in qualche modo lo abbiamo anche riassunto nel testo che accompagna questa diretta. Perché potremmo dire che il neofolk è stato eh, sicuramente una scena musicale, un movimento culturale e una mobilitazione estetica. E questo dà un inquadramento, dice che cioè, ci parla di un fenomeno underground, comunque musicale, che eh, possiamo anche circoscrivere in un periodo, in un lasso di tempo che va dalla fine degli anni Ottanta ai primi anni 2000. Eh, la cosa particolare eh, di, questo, di questa realtà, sotto le sotto questa etichetta che poi cercheremo di spiegare un po' meglio anche nel dettaglio, è che ehm, ha dato vita a una sorta di eh, realtà impossibile di convivenza civile nella quale sono confluiti tutta una serie di elementi, molto eh, anche eh, con temi pesanti, anche contraddittori, per dire eh, all'interno del Neofolk abbiamo visto confluire cultura dell'apocalisse, occultismo, radicalismo ideologico, paganesimo nordico, romanticismo europeo, Satanismo, mitraismo, nazismo esoterico, eresie cristiane, miti indo-europei, una marea di elementi anche in, in apparente contraddizione alle volte, che però sono riusciti in un certo senso ad armonizzarsi, ehm, creando appunto un fenomeno che abbiamo detto una stagione musicale irripetibile. Eh, All'interno del No Folk abbiamo avuto. E tributi a personaggi e simboli che sono possiamo identificare tra eh, l'oscuro e il proibito, con immagini, citazioni, dediche, riferimenti o anche veri e propri campionamenti presi direttamente dalla voce di questi personaggi. E intendo dire personaggi come eh, Mishima e Crowley, oppure Evole Pound, eh, Charles Manson e Salviti Davy, Oswald Mosley e Ragnar Redbird. Eh, Benito Mussolini e il reverendo Jim Jones, oppure Codreanu, Anton Lavey, Ernst Romm, eh, Nietzsche, Lenny Riefenstahl, potrei continuare ancora. E... Riuscire ad armonizzare tutto questo e eh, cercare anche di spiegare come eh, è riuscito, eh, si è riuscito a creare un equilibrio all'interno di questo fenomeno, di questa scena, in realtà eh, è particolarmente complesso, eh, però ci sono... Ci vengono in aiuto anche alcuni eh, riferimenti, alcuni studi, alcuni scritti. Eh, banalmente esiste un libro che parla di no folk, ne esiste solo uno, a dire la verità, però, eh, che può anche avere dei limiti per alcuni, però eh, è ricco di spunti e dà la possibilità di inquadrare in qualche maniera eh, il fenomeno. Questo libro si chiama Looking for Europe, ed è un libro che in realtà è uscito in Germania nei primi anni 2000. E dopodiché, una decina d'anni fa, è uscito anche in edizione inglese. La, la copertina è uguale, però, questa è l'edizione inglese che è uscita appunto eh, un decennio addietro. Eh, la cosa mh, interessante, che, se prendiamo Looking for Europe, è che nelle prime righe, eh, nei primi capitoli, eh, viene data anche una descrizione, ci cerca di dare un primo inquadramento. E, testualmente, in Looking for Europe, troviamo eh, questa descrizione. Il neo-folk, eh, nelle sue origini fondamentali, può essere rintracciato nella cosiddetta cultura industriale e nel post-punk inglese. Così vengono offerte diciamo, delle coordinate stilistiche, però... Eh, Diciamo che questo eh, non basta o non aiuta, nel senso che per uno che è un po' più esperto e magari eh, ha seguito diverse scene nel, nel tempo, conosce dei dischi e della musica, eh, può intracciare queste coordinate, però questo non ti dà eh, la soluzione a questa sorta di alchimia che è stato effettivamente eh, il neofolk. Però dobbiamo anche dire una cosa, in realtà il neofolk è un neologismo, nel senso che... Eh, il termine neofolk inizia a, a girare, a diffondersi nella seconda metà degli anni 90, ma eh, c'è stato qualcosa prima del neofolk, o meglio, il neofolk ha una radice e questa radice invece è chiaramente identificabile e, e ha un nome, folk apocalittico. Da questa radice del folk apocalittico poi si è eh, allargato il campo, abbiamo... Eh, è emersa questa sorta di etichetta chiamata neofolk che abbraccia sia il folk apocalittico ma anche quello che è venuto dopo. E il, questo folk apocalittico ha caratteristiche molto esplicite in realtà perché sappiamo bene che è nato in Gran Bretagna alla fine degli anni Ottanta da una congrega di eh, artisti e musicisti con una diciamo, indole di natura esoterica, potremmo definirla così i uh, tre gruppi fondamentali di quello che appunto conosciamo come folk apocalittico sono Carl 93 di David Tibet, Death in June di Douglas Spears e Sol Invictus di Tony Wakeford. Eh, io ho detto una cosa prima, ho detto artisti e musicisti perché ehm, volevo fare una distinzione, nel senso che la nascita del folk apocalittico eh, è correlata agli artisti che però non sono musicisti, cioè che non sanno suonare, e dei musicisti veri e propri. Si crea, questa, si crea questo incontro e da questo incontro nasce quello che poi conosceremo come folk apocalittico. C'è un, uh, un libro eh, interessante, anche molto, che trovo anche molto bello, ricco, cioè, contestato per altri motivi che non andremo adesso a spiegare questa sera. Ma che all'interno uh, offre numerosi spunti riguardo alla storia del anche del folk apocalittico, che è questo qua. Si chiama England Hidden Reverse. Um, all'interno di questo c'è un, un estratto di un'intervista dove David Tibet, dei Car 93, spiega in maniera molto semplice come nasce il folk apocalittico. E ve lo posso anche leggere testualmente. Eh, lui dice: Ricordiamoci che né Stevens, Steven Stapleton dei Nas with Wand, né Balance, John Balance dei, dei Coil, o io, David Tibet, eravamo in grado di suonare un qualsiasi strumento. E visto che eravamo mm -hmm. parte di una scena underground sperimentale, nessuna delle persone che conoscevamo era capace di imbracciare uno strumento musicale. Ma quando ho incontrato Douglas, Douglas Fierce dei Death in June, ho pensato subito: qui c'è un intero nuovo mondo da esplorare. E da qui, da questa unione tra um, quelli che sono degli artisti che si occupano di musica industriale, esoterica, eh, rituale, magmatica, e quello che invece eh, sono le capacità musicali appunto di un Douglas Spears che eh, veniva comunque da un'esperienza post-punk, eh, veniva eh, all'epoca, era comunque coinvolto invece nel suo gruppo che era eh, i e quindi... Eh, All'epoca, aveva ancora questa dimensione, sì eh, tra il post punk e il marziale, comunque nelle, nei primi album, eh, si trova. Nasce questa alchimia che dà vita a questo famoso cosiddetto folk apocalittico. Ehm, che poi, anche per dirla fino in fondo, il termine folk apocalittico, nasce da, uno, da un disguido. Perché proprio in quegli anni, cioè parliamo della fine degli anni Ottanta, eh, in un'intervista viene chiesto a David Tibet: ma come descrivereste questa vostra musica? Dove Abbiamo questi elementi industriali, dissonanti, canti gregoriani che girano al contrario, e poi chitarra acustica, comunque una dimensione anche, come dire, melodica. E lui eh, usa un termine eh, le, praticamente, che praticamente viene travisato. Il termine è music for apocalyptic folks, musica per gente apocalittica. Apocalyptic folks, che poi viene... Trasformato in, direttamente in apocalyptic folk, cioè folk apocalittico. E viene accettato di buon grado, viene acquisito questo termine, con il quale praticamente nel, tra la fine degli anni 80 e i primi anni 90 inizia a avere le sue fortune. Ma non c'è una scena, ci sono alcuni gruppi, appunto di origine britannica, che eh, iniziano però a, come dire, ad avere un certo successo perché, per quanto sia un fenomeno underground, si diffonde. E in qualche maniera si irradia, nel senso che negli anni 90 c'è una diffusione europea, anche negli Stati Uniti, ma soprattutto europea, e nascono nuovi nomi, ci sono nuovi gruppi, e ispirati da questa triade del folk apocalittico. E in un certo senso, eh, con il passare degli anni, si cerca anche un, un canone o una definizione univoca, perché chi viene dopo non può essere definito parte di questo club del folk apocalittico. Eh, un conto sono diciamo, i veterani, chi ha dato vita a questo fenomeno, un conto sono gli epigoni per quanto nobili, e, mm, allora in questo caso cosa è successo? Nasce il termine neofolk e su questo c'è un, un mistero, in qualche maniera, nel senso che negli anni 90, eh, ad un certo punto, iniziamo a utilizzare questo termine, allora. Ehm, sia Davide che io ci siamo chiesti, eh, d'accordo, ma come è successo? Cioè, qual è stata la molla? Chi ci ha detto che a un certo punto avremmo dovuto iniziare ad utilizzare questo termine? Allora abbiamo fatto una specie di ricerca, una ritroso, una specie di così, attività di natura filologica e recuperando le vecchie riviste, fanzine, newsletter dell'epoca, negli anni 90, abbiamo iniziato a cercare eh, per vedere fino a quando potevamo eh, tornare indietro nel tempo e trovare il punto in cui, da un certo punto, da quello che era il folk apocalittico, si è iniziato a parlare di eh, neofolk. Faccio un esempio: ci sono varie riviste dell'epoca, o varie fanzine e perzine, eh, nomi, posso dire, non so, eh, DL, eh, DLK, Macabre Reveller, Marble Moon anche Roccarilla, Blow Up, e c'erano all'epoca numerose recensioni di questi gruppi, eh, di questi dischi, eh, con firme a nome di Paolo Bertoni, Giuseppe Piscopo, Franco Fracci, Ottavio Chiodo, Paolo Bianconi, Aldo Chimenti e anche noi, nel senso come Occidental Congress, nel senso che alla fine degli anni 90, ad esempio, questo era il primo numero di Occidental Congress in formato fanzine, però anche in questo primo numero, dove sapevamo di cosa volevamo parlare, non c'è il termine no folk, non avevamo idea che esistesse, quindi utilizzavamo altri termini, utilizzavamo altri sinonimi, c'era il folk apocalittico e dopo una serie di termini collaterali. Eh, io ne ho segnati un po', perché infatti eh, ho trovato accanto al folk apocalittico c'è chi eh, parlava di scena folk. Termini generici, ma scena folk vuol dire poco perché, cioè, anzi vuol dire troppo e eh, quindi non era, non era un termine applicabile eh, così nello specifico. Altri hanno parlato di folk nero, eh, altri ancora di pseudo folk. Eh, oppure il termine più corretto, questo l'abbiamo utilizzato anche noi eh, in assenza di un termine migliore, è folk industriale, anche perché folk industriale. Probabilmente, se non fosse nato il termine neofolk, se non l'avessimo acquisito, perché comunque viene dall'estero e arriva in Italia, eh, credo che il termine folk industriale sia assolut assolutamente il più calzante eh, dopo quello di folk apocalittico. E, un, forse uno dei termini più divertenti, eh, diciamo involontariamente comici, eh, che si trovano anche in queste vecchie recensioni è. Eh, vedi il giornalista che non, non sa più cosa scrivere, non sa come descrivere questo fenomeno e eh, non vuole più utilizzare il termine folk apocalittico perché è inflazionato, perché l'ha già utilizzato, eh, uno, in una di queste recensioni ho trovato eh, musica acustica triste, che però non ha avuto fortuna, eh, in ogni caso non, non siamo andati oltre. E a un certo punto però invece il, um, arriva in Italia e lo rintracciamo in realtà in un paio di pubblicazioni eh, piuttosto tardi, cioè nel senso eh, parliamo dell'estate del 99. Io a memoria ricordo di averlo visto la prima volta questo termine, Neofolk, verso la fine del 1998, in, uh, perché ricevevo le prime mail, c'erano annunci di concerti all'estero e a un certo punto c'era questa definizione, Neofolk, che calzava molto bene, mm -hmm. che ho fatto tra virgolette mia molto velocemente. E, tanto che eh, guardando tra le varie riviste una delle primissime esempi di eh, neofolk, cioè della parola neofolk apparsa sulla carta stampata la troviamo, sono in due pubblicazioni coeve, uno è questo numero di Marble Moon giugno 1999 a pagina 7 riprendendo un comunicato stampa probabilmente proveniente dalla Germania eh, parlano degli Orplid, gruppo Neofolk, Neo Neofolk neo tedesca. E in più, per la prima volta anche appare, qui non, credo, non so se si vede, ma la scritta, tra le varie scritte c'è anche la scritta Neofolk che viene eh, inserita eh, sulla copertina. La stessa cosa, e quindi sul terzo numero, sempre primavera del 99, quindi praticamente lo stesso periodo di Occidental Congress, anche noi per la prima volta utilizziamo il termine Neofolk per una recensione degli Orblid sempre lo stesso gruppo tedesco. E, è vero che sulla carta stampata il termine Neofolk arriva in Italia, quindi piuttosto tardi. Anche questo eh, diciamo, è il frutto della nostra ricerca, può essere anche, tra virgolette, un gioco, una sfida, perché sicuramente chi vedrà la diretta, o magari chi ha un archivio abbastanza importante, può cercare ritroso, e magari tra qualche giorno, o più in là, ci potrà dire, no, guardate, abbiamo trovato una definizione, la, la dicitura Neofolk, in qualche eh, pubblicazione precedente al 99. In realtà, a parte le pubblicazioni, c'è qualcuno che ha battuto per noi tutti sul tempo in Italia. E qualcuno che ha usato il termine No Folk in Italia addirittura nell'ottobre 97, cioè quindi addirittura praticamente due anni prima sia di noi come Occidental Congress che Marble Moon. E in questo caso è Marco De Plano. Marco De Plano, eh, che molti conosceranno perché comunque è stata una figura di riferimento eh, per quanto riguarda non solo la scena eh, neofolk industriale, power electronics, eh, eccetera, in Italia anche e anche all'estero. Nel 1997, nell'autunno del 1997, inaugura una sua newsletter, che all'epoca è pionieristica, è una mailing list che manda in formato testo a un sacco di persone, contatti in Italia e anche fuori, e nel suo secondo numero della newsletter dell'ottobre del 1997, per la prima volta, parla di neofolk e l'idea di alcune collaborazioni con delle etichette italiane, tra cui cita la Wolfrage eh, di Roma. Quindi eh, il New folk arriva, diciamo, dal 97 arriva così in anteprima in Italia come termine, poi viene adottato molto più lentamente verso la fine degli anni 90 anche sulla carta stampata. E, è un termine di importazione. Molto probabilmente viene dalla Germania. Anche qui però, Looking for Europe, che è un libro che si freggia di essere il libro della storia del no folk non dà una risposta o meglio dà una risposta vaga intervistando dei giornalisti di riviste gotiche tipo Zillo dell'area dell tedesca dicendo eh, questi dicono sì probabilmente un nostro giornalista qualcuno ha iniziato a utilizzarlo e loro eh, tra, rigore, eh, tra le altre cose dicono, eh, fanno un, cioè, danno vita a uno svarione nel senso che dichiarano che beh, in realtà Zillo eh, già nel marzo del 91 che è un tempo mitologico quasi, archeologico, e aveva parlato di neofolk citando i Caranaiti per la prima volta in un articolo. Ma in realtà non è vero, perché quell'articolo è riprodotto all'interno del libro e se uno si mette a leggerlo con, con un po' di pazienza eh, vedrà che in realtà parlano solo di folk apocalittico, mm -hmm. perché nei primi anni 90 non c'era altro. E quindi... Eh, L'unico eh, riferimento ulteriore che abbiamo è che sì, è nato in Germania, ed è stato poi importato anche dalle nostre parti, e probabilmente già attorno alla metà degli anni 90 il termine neofolk era diffuso in Germania per poi muoversi, cioè, e eh, diffondersi anche nel resto d'Europa. Una controprova l'abbiamo da una delle riviste più importanti dell'epoca che avevamo in Germania, che è Sigil. Sigil Magazine era una sorta di rivista di culto e questo che vi ho mostrato è un numero risalente al 1996 nel 1996 già si vedono dentro inserti pubblicitari che parlano di serate neofolk e tra l'altro dentro c'è anche curioso c'è un'intervista proprio a David Tibet del Carnatic 3 in cui eh, parla anche lui di neofolk dicendo usando una battuta c'è una sua frase che vi posso leggere che quando gli chiedono ma come hanno com reagito i tuoi fan eh, nel momento in cui sei passato dalla musica industriale al neofolk, e lui risponde dicendo: Quando ho iniziato a fare del neofolk le persone erano tutte molte sorprese. Ma soltanto un anno dopo tutti hanno iniziato a registrare i dischi neofolk. Quindi, da lì si vede che il termine ormai viene sdoganato, utilizzato anche dai grandi vecchi che in realtà sarebbero eh, come dire la, il loro termine di rifer riferimento dovrebbe essere quello del folk apocalittico. Ma ormai i termini sono già intercambiabili e a un certo punto fine anni 90, terminano folk, diventa l'ombrello, cioè il, la dicitura sotto la quale, eh, il marchio sotto il quale praticamente trovano rifugio un po' tutte queste realtà di cosiddetto folk industriale con riferimenti di natura esoterica e apocalittica. Per mostrando che io non mi capisco del fatto che in Italia non abbiamo rivendicato e non abbiamo proseguito sulla linea di musica acustica triste, sì, sì. che secondo me comunque è potentissima. Io prima stavo pensando, dico ammetto che se uno facesse una t-shirt con scritto semplicemente nel font più semplice del mondo, musica acustica, triste eh, esatto. In un'arial banalissimo: che vende un milione di tuo. copie, esatto. Mette un milione di copie domani mattina e finisce in classifica. Comunque, vabbè, occasione persa, eh, la lasciamo passare così. In realtà, una cosa che eh, volevo chiedere a Davide è che. In parte ha toccato il tema eh, Max, mh, ma lo vedo anche nella vostra rivista, voi parlate sempre di questo fenomeno al passato, ecco, come se, se questo fenomeno fosse una parentesi sostanzialmente chiusa, E quindi la prima domanda è se eh, ho capito bene, quindi voi lo considerate eh, un fenomeno eh, chiuso, e la seconda domanda è co cosa rimane, ecco, che conseguenze ha avuto, cosa è rimasto in piedi di questa parentesi che è chiusa. Sì, eh, allora è formalmente scorretto dire che è completamente finito. Perché in realtà, eh, come qualsiasi cosa, come qualsiasi altro genere musicale che ha avuto un momento di particolare, eh, di particolare folgore, eh, poi rimane un'onda lunga comunque. Se cioè, prendiamo il punk, quando uscì il punk nel 1977, è stato un fenomeno dirompente, fuori dagli schemi e tutto il resto dopodiché pian piano diciamo, questa cosa eh, ha perso di intensità, ma non è che oggi il punk non esiste. Quindi se consideriamo il neo-folk come eh, semplici coordinate stilistiche musicali, anche oggi possiamo trovare dei gruppi neo-folk, anche dei validi gruppi neo-folk che hanno continuato su, su, su quel medesimo filone e, e, e hanno, tuttora producono, tuttora fanno tour, quindi dire che è un fenomeno defunto è Eccessivo da quel punto di vista, però, come diceva Max, c'è stato, stato un periodo che in cui c'è stato un periodo di euforia, ma è un'euforia in un certo senso positiva che non solo ha coinvolto molta gente, ma è anche un fenomeno che ha portato eh, una, una sorta di dibattito. Cioè, c'è stato un momento in cui il neofolk per quanto irrisorio da un punto di vista dei numeri, era comunque un fenomeno importante di cui si parlava. Limitatamente all'ambito delle, delle sottoculture musicali. E, ed è stato probabilmente proprio quel momento in cui c'è stata quella transizione che diceva Max, quando in un certo senso il neo-folk si è eh, imposto come termine ombrello, si è mangiato in un senso lato anche quello che veniva prima, l'ha inglobato e Si è quindi creata un po' questa sorta di mitologia che cominciava appunto con, con uh, i primi gruppi sperimentali verso la fine degli anni, degli anni 80 e che ha continuato per tutto il decennio dei 90 fino ai primi anni 2000. Io e Max, discutendone più volte su questo tema, ci siamo dati una, una nostra, in un certo senso, cronistoria del neofolk e abbiamo identificato due date fondamentali. Eh, che noi tendiamo a utilizzare come eh, milestone di quella che è proprio stata la fine dell'epoca d'oro del neofolk. Queste due date sono il 2006, quando in Svizzera ci fu un mitologico festival nella piccola cittadina di Verdun, un festival di due giorni in cui suonarono praticamente eh, alcuni dei migliori gruppi del periodo d'oro, a quel tempo c'era. Eh, Blood Exis, che in quel, in quel contesto suonava come network nella sua versione acustica, ma c'era anche Le della Princesse, che è un gruppo francese, di cui magari poi riusciremo a parlare. Eh, fecero il famoso spettacolo congiunto dedicato all'assenzio, perché avevano fatto un concept assieme. Ma nello stesso contesto ci fu una sorta di cambio della guardia perché suonarono anche due dei gruppi diciamo, della nuova ondata e che tuttora sono in giro, come Of the Wand and the Moon e di Evice Rose sono due gruppi danesi ed è stato anche il primo ehm, diciamo la prima esibizione dal vivo all'estero per quanto riguarda gli IANUA che quindi sono nostro diciamo orgoglio italico. quella cosa lì noi la prendiamo un po come segno di parte certificato di morte sì ecco max va giù brutale però insomma diciamo che lì c'è stata una transizione tra quello che è stato da quelli che sono stati i grandi nomi degli anni 90 che hanno in un certo senso, creato quella particolare stagione e dei nomi nuovi che hanno portato avanti la cosa in una maniera un po' diversa. Se vuoi, c'è questa faccia di transizione che va dal 2006 al 2010, perché il 2010 è l'anno in cui poi chiude una delle etichette più importanti di, di quel genere, che era un'etichetta tedesca che si chiama Eisenlicht, e ecco. In quel momento lì si può dire che quello che era stato il fenomeno nato negli anni, fino agli anni 80 e poi proseguito e ingrandito negli anni 90, eh, trova un, un suo momento di quantomeno di pausa, se non vogliamo dire di morte. C'è però da dire un, una cosa che è abbastanza, eh, come dire, vale per tutti sostanzialmente, e cioè che in un certo senso ogni periodo storico, e periodo storico intendo anche le contingenze insomma sociali, temporali e tutto quanto, producono la loro musica. Gli anni, 70 sono, gli anni 60 sono stati gli anni del primo folk, del flower power, degli hippie, la fine degli anni 70 sono stati gli anni del punk e, e quei, quel genere di musica lì, molto spesso, per quanto poi eh, continui a durare nel tempo, ha un suo eh, momento di picco, ma anche ha il suo massimo senso di esistere proprio nel momento in cui le condizioni... Eh, sociali, culturali e eh, temporali ne decretano la, la nascita no, no, e l'esplosione. Certo. In particolare, ovviamente, se noi prendiamo quello che diceva prima Max, cioè il fatto che eh, all'interno del neofolk convergevano eh, pensatori dimenticati, eh, ci fu tutta la grande riscoperta per lo meno sempre nell'ambito delle sottoculture, non parlo di accademia, di tutto che, quello che era il mondo del tradizionalismo, eh, di pensatori alternativi, la riscoperta di eh, figure, tra virgolette, dimenticate della storia o di culti religiosi. Eh, ci fu il grande ritorno del neopaganesimo, ma come diceva Max, si parlò anche di Mitra e si parlò di tutto quello che era, diciamo, il mondo precristiano. Noi possiamo indagare questa cosa considerando il fatto che si era appunto negli anni 90, cioè ci si avvicinava all'anno 2000, era la fine del millennio che storicamente, anche nei secoli passati, eh, corrispondeva sempre a un certo risorgere di tutta una serie di credenze, di spiritualità. Eh, infatti, da, da un, diciamo, se il neo-folk si portava dietro a tutta quella cultura e tutta quella, mh, quella religiosità oscura, se vogliamo chiamarla così, eh, dall'altro c'era anche eh, il tripudio di tutto quello che era il New Age, piuttosto che di... Eh, culti vari ed eventuali, alcuni di stampo millenaristico, altri un po' più all'acqua di rose, che, ehm, come dire, fiorivano proprio per questa cosa del grande passaggio del, del millennio. Quello che poi è successo al neofolk, in realtà, sono stati anche de dei fattori puramente pratici. Il neofolk è stato un fenomeno underground molto diffuso che ha investito soprattutto Stati Uniti ed Europa, perché il concetto di Europa era un elemento molto centrale nella, nella narrativa del neofolk eh, e anche i gruppi americani che in un certo modo sono diventati simbolici per quello che era la stagione del neo folk, erano gruppi che in qualche modo o guardavano l'Europa o avevano radici europee. Non era, quindi, non era il folk di Bob Dylan e non era il folk di contestazione, era un'altra cosa. E, e quel tipo di, di musica lì eh, ebbe... La difficoltà ad affermarsi a, a, chiaramente a livelli eh, mainstream, perché era comunque una musica difficile, era una musica che era piena di concetti, piena di citazioni, piena di cose che andavano un attimino scavate all'interno dei dischi, piena di campionamenti che ti dovevano spingere nell'intento di chi li aveva creati, ad andare a ricercare da dove venivano determinate fonti, che spesso magari erano in contrasto tra loro. Quindi c'era anche la difficoltà: L'altro di... questa cosa è se l'epoca è a cavallo tra gli anni 90 e il 2010 avviene con l'arrivo dell'internet dell in casa perché questo, questo è un altro rete... è è un un altra altra rete... circa, perché tutto è successo negli anni 70 ma in realtà, in, in realtà internet è ambivalente su questa cosa perché se, se noi consideriamo la fine degli anni 80 dalla fine degli anni, 80 alla fine degli anni 90 soprattutto da noi lasciando stare le, non so, le grandi università americane internet era una cosa ancora un po' pionieristica Tant'è vero che moltissime cose che si trovavano nei dischi eh, stimolavano proprio quel percorso di ricerca. Max Primo ha parlato di eh, cultura dell'Apocalisse. La cultura dell'Apocalisse, ai tempi, era più o meno riassunta all'interno di questi due libri. Apocalypse Culture 1 e Apocalypse Culture 2, usciti sotto la cura di eh, uno scrittore, giornalista, autore americano che si chiama Adam Parfrey, e questi libri, da un certo punto di vista, erano una sorta di riassunto di quello che poi si trovava nei dischi, nel senso che in questi libri si parlava di Hakim Bey come di Pentilincola, si parlava di Anton Lavey, come si parlava di nazismo esoterico, si parlava delle Brigate Rosse, come si parlava di. della Protest Church. Si parlava della Process Church of the Final Judgment, quindi c'era tut, tutto quello che ai tempi era cultura underground, che non era facilmente accessibile facendo una ricerca su internet e che non trovavi nelle riviste in edicola. In un certo senso, ha costruito e ha costituito l'humus musicale su cui poi molti gruppi neofolk hanno eretto quella che era eh, la loro estetica, come diceva Max. Perché nel neofolk era centrale l'aspetto musicale, centrale non inteso come. Eh, perizia tecnica, ma come necessità di creare una musica che ehm, fosse, un, una, una, fosse in grado di evocare questo tipo di scenari che non Veicolo. erano banalmente, banalmente riproducibili. E proprio per questo si utilizzavano tutta una serie di sperimentazioni che avevano eh, l'effetto di distaccarsi da quanto già esisteva. Anche il neologismo che diceva Max, cioè quello di neo-folk, è importante perché. Il, mentre il folk ha una matrice espressamente tradizionale, il neofolk mischiava delle cose acustiche con delle cose che invece avevano un'impronta fortemente moderna. Quindi non era un rigetto completo di qualsiasi sviluppo tecnologico ci fosse stato nel campo della musica. Si trattava invece di utilizzare gli elementi che erano attualmente disponibili per... Eh, narrare un qualcosa ed evocare un qualcosa che in realtà faceva riferimento molto spesso a un passato, ma anche molto spesso a un, un passato molto recente e eh, come si dice, che fosse un elemento di rottura con quello che era lo status quo culturale dell'epoca. Nei dischi neofolk ci trovi sì il neopaganesimo, ma ci trovi anche Charles Manson, eh, che è, come si dice, non è esattamente un, un elemento di spiritualità Ehm, positiva in un certo senso quando prima dicevi eh, musica triste, in realtà triste è l'elemento sbagliato perché cioè, il neo folk è in realtà se vuoi una delle sue caratteristiche è quella di essere una musica drammatica eh, i dischi neo folk normalmente hanno se uno prende Brown Book di Death in June è un disco che quando lo ascolti eh, crea un'atmosfera oppressiva e realmente pesante per molta gente, mi ci metto io in primis eh, che arrivava dall'ascolto di una musica, quantomeno a livello sonoro, molto più pesante. L'impatto con il Neofolk è stato scoprire che si poteva creare un, un certo tipo di atmosfera e un certo tipo di eh, oppressione, utilizzando in realtà strumentazioni e di elementi che non creavano un muro di suono, come poteva essere nel metal. Il problema cos'è? Che tutti questi elementi contribuiscono a delineare come il neofolk fosse di per sé una musica non solo complessa da, da divulgare, ma anche eh, complessa da, da, da far apprezzare, perché ci, son, ci sono tantissimi aspetti della musica neofolk che sono ehm, fortemente complicati da proporre all'ascoltatore ignaro di un certo tipo di sonorità. Questo ha fatto sì che nel corso degli anni... Eh, mancasse quel classico ricambio generazionale perché il neofolk era già una nicchia di per sé numericamente non particolarmente rilevante nel momento in cui eh, è mancato il cambio tra, le vecchie, tra la vecchia guardia e la nuova guardia i concerti hanno cominciato a diventare più sporadici le persone, le persone hanno cominciato a essere semplicemente meno interessate alla cosa e piano piano in un certo senso è morto di inedia il che ovviamente è un peccato perché aveva in sé tutte le caratteristiche per avere un certo tipo di evoluzione nel tempo, eh, però come si diceva prima, eh, c'è da dire che il Neofolk è capitato in un periodo in cui eh, si proponeva quasi veramente di essere la colonna sonora di un'apocalisse mancata, cioè quella della fine del millennio e faceva molto fatica o comunque ha fatto fatica un pochino ad adattarsi ai cambi di paradigma anche culturali che ci sono stati proprio con il cambio di millennio, quindi l'esplosione di internet, una certa massificazione dell'intrattenimento, la perdita di un certo alone di, eh, di mistero, perché se tutto è facilmente recuperabile, accessibile... Questo, questo peraltro mi sembra una cosa che un po' eh, abbiamo anche visto quando abbiamo parlato del, eh, del black, black metal, metal o del nazi black metal, e in realtà vale per le sottoculture radicali. Ovviamente internet, connettendo tutto... Eh, da un lato ti semplifica la diffusione ma dall'altro elimina quel velo di esotismo ed esoterismo che eh, per alcune di queste sottoculture in realtà era qualcosa di più che estetico era proprio una necessità sociologica e invece eh, se lo porti via si perde il fascino e ovviamente se c'è stato meno l'investimento per entrare diventa anche più facile uscire quindi magari fai 200.000 visualizzazioni perché hai un pezzo esteticamente molto bello su youtube che eh, si agganza al tempo ma non riesce a costruire quel meccanismo di persone che se ne vengono a sentire un concerto in mezzo alla foresta in Svizzera immagino. Ecco. ti dico di più, noi ai tempi come occidente del congress, quando andavamo ai concerti ci prendevamo anche la briga di scattare una serie di foto perché quando non c'era ancora la mania di fare eh, di, di scaricare sui social network 5.000 foto delle che comprendono il tuo concerto, le tue vacanze la sosta all'autogrill e tutto il resto e quel tipo di cosa era difficilmente accessibile perché i concerti erano pochi e magari erano lontani. Qualsiasi scampolo di informazione, che fosse testuale o visiva, contribuiva a, ad alimentare quel tipo di mitologia. Io ho ancora le cartelle sul PC dove mi salvavo ogni santa foto che qualcuno aveva, si era preso la briga di fare a un concerto. E per molti era la stessa cosa proprio per quanto riguarda il black metal: no, perché quando le informazioni circolavano attraverso vecchie fanzine fotocopiate. E, e le storie avevano un alone di mistero perché ti arrivavano sempre con un, un processo di, di mitizzazione del passaparola. C'era un diverso tipo di investimento emotivo nel, nel, nelle cose che stavi ascoltando, e riportato anche a dargli un, un altro tipo di, di serietà, e, e tu stesso a vedere la cosa con un con un livello di fanatismo che era nettamente superiore dal, dall'accedere al computer, scaricare un MP3, ascoltarlo e dire, vabbè, un pezzo do, con la chitarra acustica di tre minuti, grazie e buonanotte. Ai tempi quando non c'era internet, se tu sentivi un campionamento dentro un disco, diventavi pazzo per trovare il film da cui era preso e quindi ti mettevi a cercare il film. Cioè, quanti di noi sono finiti a vedere Il portiere di notte perché era un, uno dei grandi classici che venivano... Eh, citati a Death in June, ma quanti magari hanno scoperto Mishima o hanno scoperto Evola o hanno scoperto Junger semplicemente perché era, eh, era quello che avevamo detto anche quando avevamo parlato del black metal, cioè era un modo pop in un certo senso come media per trasferire un concetto che poi se eri armato di buona volontà potevi esplorare andando a cercarti il libro o a cercare il film e, e tutta questa cosa qui ha contribuito per molti anni a eh, costruire una forma di cultura alternativa. Quello che è un pochino andato perso con la morte delle sottoculture, causa internet e gente che passa la vita sul cellulare, è proprio il fatto che questi eh, circuiti di persone appassionate di qualcosa si scambiavano tutta una serie di informazioni difficilmente reperibili e contribuivano a far circolare delle idee che altrimenti era molto difficile Far circolare. Se qualcuno che ascoltava Neo Folk mi passava un libro e mi diceva: Leggiti questo perché l'ha citato quel gruppo, per me automaticamente passava in cima alla pila dei libri da leggere perché arrivava da una fonte in un certo senso autorevole, possiamo dire così. Io ho scoperto Pentilincola nell'ambito del, del Neo Folk, quindi non è che sia esattamente. Una cosa che pre-internet avresti trovato su Vanity Fair, diciamo. Beh, anche e... Saviti Devi. No, anche anche Saviti Devi, grazie ai Carre 93, Pound, Jean Genet. Manche Jean cose... Genet, assolutamente. Heidegger, Infatti... gli stara citavano Heidegger in un pezzo. Quindi, cioè, anche verità... citazioni di diversa, di diversa natura, no? sia letterarie, filmiche, storiche, religiose. E questa cosa qui, finché è durata, è stata... Eh, obiettivamente eccezionale per, per un altro motivo che diceva Max, perché è riuscita a mettere intorno al tavolo a parlare delle persone che arrivavano da esperienze personali, politiche, musicali molto diverse. Il neo-folk è nato, come diceva lui, nel, dal, dal post-punk e dall'industrial, ma nel corso, per esempio, degli anni 90, tanta gente che arrivava dal black metal ci si è spostata perché c'era quel discorso dell'esoterismo e del satanismo, che nel black metal in alcuni casi era diventato macchiettistico, era percepito come poco serio, e che invece in quest'ambito, molto più sotterraneo, molto più ehm, animato da persone che avevano esperienza di prima mano, appariva più serio e quindi portava ad approfondire. Io conosco tanta gente che mi ha detto, io ho iniziato ad ascoltare il neofolk anche se il neofolk non mi piaceva, mi piacevano i contenuti il neofolk è diventato un gusto acquisito nel tempo, furia di ascoltarmi i dischi. E questo è un potere che non tante musiche hanno. Eh, purtroppo, ovviamente, come dicevamo prima, la massificazione dell'intrattenimento e dei numeri sempre più risicati l'hanno portato eh, sostanzialmente nell'ombra, ma anche il fatto che oggi si tende a categorizzare le cose molto di più bianche o nere Nel neofolk tu avevi gruppi che si vestivano con... Quando andavi a un concerto neofolk trovavi gente con la mimetica. Gente vestita normale, gente con il classico look gotico, perché le scene si sovrapponevano molto e non, non, non c'era una tensione interna in questa cosa, erano persone che si scambiavano delle idee e gli stessi gruppi all'interno dei dischi mettevano degli elementi che culturalmente erano molto contrastanti, ma era un contrasto che stimolava la discussione e la ricerca, non era un contrasto per cui dicevi no, tu la pensi diversamente da me, quindi io con te non parlo. E questa cosa oggi è molto più difficile perché mettere nella stessa stanza persone che eh, parlano lingue diverse, hanno interessi diversi, hanno una formazione culturale diversa, dei gusti musicali diversi e farli apprezzare lo stesso tipo di musica è francamente un po' fuori da quello che siamo abituati a vedere nei contesti odierni che tendono ad essere sempre più settorializzati. Si tende ad essere molto fanatici e estremamente conoscitori di un solo settore e molto poco aperti all'avere all un confronto anche con chi ha una posizione totalmente opposta dalla tua. E in questa cosa il Neofolk è stato eh, fondamentale in quegli anni perché ha permesso a tanta gente che ha, in un certo senso, appreso quella forma mentis di eh, avere la capacità di creare delle, dei, dei collegamenti tra argomenti potenzialmente completamente eh, opposti o concetti molto distanti tra loro, cercando dei percorsi interdisciplinari tra una cosa e l'altra. E, e questo alla fine è stato quasi più un, un esercizio culturale che un, uh, un esperimento musicale da questo punto di vista. Chi, se fa, chi ha fatto quegli anni, chi ha, come dire, ha apprezzato una cosa che oggi è anche molto difficile descrivere a parole perché sembra lontana mille anni, quella cosa se la porta dentro. È il motivo per cui noi su Occidental Congress riusciamo a mettere insieme delle cose che sono anche molto antitetiche tra di loro. Ma nella nostra visione delle cose c'è un filo conduttore tra quelle cose lì, che è quasi più difficile spiegare che semplicemente dirti leggilo e ti accorgerai che tutte queste cose qui hanno un equilibrio precario, ma un equilibrio ce l'hanno. C'è una cosa tanto cosa... un curiosa. No, vai, vai. vai. No, il uh, Iverdon LeBan, il famoso concerto tipo da certificato di morte, il Triumvirat, ha avuto anche, c'era un aspetto curioso che eh, chi c'è stato lo ricorderà, è che è stato il primo evento dal vivo nel quale c'erano centinaia di persone provenienti da tutta Europa, anche dagli Stati Uniti, e eh, è, è stato il primo grande incontro di natura social, nel senso che all'epoca c'era MySpace my space. e per la prima volta un numero consistente di persone, il primo concerto, il primo evento dal vivo in cui ho visto centinaia di persone che si conoscevano da mesi o anche magari da, da più tempo, insomma perché MySpace era tipo 2004-2005 e il virata era nell'aprile del 2006. Persone che tipo, quello dalla Lettonia che incontra il ragazzo dalla Francia o quello dall'Italia o dalla Germania, che si conoscevano benissimo ed era una, un qualcosa di estremamente straniante perché All'epoca l'ho considerato um, rivoluzionario perché eh, ho visto per la prima volta in atto eh, la forza del social, cioè il, il senso di cos'era il cosiddetto social network. Cioè avevi Myspace, persone con dei profili e io che mh, vedevo persone per la prima volta ma che già conoscevo, cioè sapevo già che dischi avevano comprato la settimana scorsa, dove erano stati in vacanza, ehm, che concerti avevano visto prima, se un gruppo, erano interessati a un gruppo rispetto ad un altro. Sapevo chi erano, dove abitavano magari, o gli amici che frequentavano. Questa cosa All'epoca è stata veramente una folgorazione, cioè anche in senso positivo. Non avevamo idea di cosa poi sarebbe diventato degenerando questa cosa. Ecco. Eh sì. Però c'è stato anche questo, insomma, in quell'occasione. No, C'è un'altra no, un cosa. Realtà... Ah, oh, Scusa, vai, vai, vai. No, volevo chiudere il no, un argomento, quindi vai, vai. Ah, ok, no, volevo dire un'altra cosa che effettivamente è. E rilevante per, per quel periodo del neofolk cioè che ehm, il neofolk usciva in un periodo sociale diciamo in cui c'erano moltissimi cambiamenti in atto quindi se uno eh, guarda quali erano le tematiche che eh, venivano riportate spesso all'interno dei dischi ehm, ed erano appunto questo ricorso alle antiche religioni piuttosto che la ricerca di pensatori di confine o elementi di rottura rispetto allo status quo erano perfettamente allineati col fatto che quella fosse per usare una frase fin troppo abusata, una rivolta contro il mondo moderno, cioè il new folk era una musica che con strumenti nuovi cercava in un certo senso di ehm, opporsi a quello che era il, il futuro che sembrava imminente eh, in quel momento specifico. Per cui eh, la questione della perdita delle identità nazionali, la rivoluzione tecnologica in atto, erano tutte cose che, eh, a cui il neofolk rispondeva proponendo elementi antitetici, quindi il ritorno a vecchie religioni, il tradizionalismo, eh, una certa forma, diciamo, di, di negazione di quello che era il, il, il futuro di lì a poco imminente. Chiaro che poi questo tipo di posizione, che era estremamente, come dicevamo prima, europea o americana, si rivolgeva espressamente al mondo occidentale, cioè il new folk è stata una musica occidentale non derivativa, inteso come non importata da qualche altra parte adattata per il contesto, ma nata nel contesto occidentale e se vuoi, però questa è un'analisi del tutto personale, quando poi nel 2001 ci sono stati le torri gemelle e il mondo si è spostato su una visione ben diversa perché a quel punto esisteva la questione del mondo islamico, del terrorismo, eccetera, il neofolk a quel punto era in un certo senso diventato, è diventato rapidamente obsoleto, cioè proponeva una serie di elementi, una serie di concetti, una serie di critiche che non si adattavano più tanto a quel contesto lì, che era irrimediabilmente modificato da quello che stava succedendo in quegli anni. Questo è anche un altro dei motivi per cui in un certo senso non si è tanto adattato, se è adattato al termine corretto ma è rimasto a parlare delle sue cose ed è diventato un po' meno rilevante rispetto invece agli anni 90 in cui ha creato un dibattito culturale abbastanza grosso, perché se pensi che era una scena underground molto piccola, ma non si contano i concerti che sono stati boicottati, i concerti che sono stati picchettati, le interrogazioni parlamentari o gli articoli sul giornale per una cosa che radunava 100 persone in un locale sotterraneo. Quindi la proporzione tra quello che sollevava come polverone Forse per i temi che toccava e, e quello che invece poi era la, la realtà dei fatti era estremamente sproporzionata. E questo dipendeva non, anche dal fatto so se, che. Non so se fuori dall'Italia le fanno con la facilità con cui le fanno in Italia. Comunque ci tengo a dire che io ho due interpellanze parlamentari a mio nome, quindi ci vuol poco. <ride> <non faccio> <ride> no, però c'è cioè per dire famoso il fatto no, che chiaro, fosse stato bannato dal suonare in Svizzera eh, piuttosto che vari concerti che sono stati picchettati, boicottati. Dopo ne parleremo anche in Italia. Eh, però era veramente sproporzionato il tipo di sforzo che si faceva rispetto alla realtà di cui si parlava. E secondo me un po' dipende dal fatto che, essendo difficilmente inquadrabile, si muoveva in, in un contesto che non era eh, facilmente etichettabile. cioè il gruppo di estrema destra che fa il concerto nel suo ambiente, in un certo senso sai che c'è, lo controlli, non esce da quella nicchia, e quindi, in un certo senso, fai contenimento dei danni il neofolk faceva concerti dove capitava, dove, dove si poteva centri sociali compresi quindi era un po' una scheggia impazzita perché non si riusciva a dargli un, una collocazione specifica e quindi a circoscriverlo e controllarlo infatti guarda, in realtà la prossima domanda che avrei voluto fare a Max era proprio se esiste un qualche collegamento tra la scena neofolk e una qualche categoria politica, nel senso che a livello di estetica mi verrebbe di dire mi verrebbe da dire Ah, sì, ovviamente pescando eh, dal punto di vista del tradizionalismo, dal punto di vista di una critica identitaria al però d'altra parte, ad esempio, proprio poco fa un commento eh, di qualcuno del pubblico, forse Francesca, scriveva il primo concerto dove sono andata a Settino Neo era in un centro sociale. E anche Davide diceva, ovviamente, che esisteva questa sovrapposizione. Quindi. Io ho visto eh, questo, più di un concerto di neofolk eh, nei, nei centri sociali. è stato in centri in sociali davanti, a Torino, tanti. a Bologna, a Udine. Ho visto la credo, la più lega concerti neofolk. Sì, credo di aver visto più concerti neofolk anche grossi in centri sociali negli anni '90 che in altri locali. O circoli arci, quindi. Ma Comunque, quindi esiste eh, un collegamento tra la scena neofolk e la politica? Non so, prima citavate che dicevate Mishima è stato molto citato, uno si aspetta se viene citato Mishima, pesca in un preciso universo simbolico. Eh. In realtà, allora, prima di ogni cosa, il neofolk ci lascia in eredità una grande esperienza di incomunicabilità, nel senso che è veramente difficile riuscire a trasmettere qualcosa, come una, una forma di esperienza di quello che è il vissuto del neofolk a qualcuno che non, ha, non è stato presente diciamo, eh, in quegli anni e quindi se non, posso, se non puoi trasmetterlo agevolmente, questo fenomeno, eh, la cosa diventa controproducente eh, perché mh, se cerchiamo, eh, soprattutto se cerchiamo chiari riferimenti a categorie politiche applicabili nel quotidiano il neofolk è un fenomeno, è stato un fenomeno inteso di simboli e riferimenti di natura eh, molto potente e a volte evasiva. E questo eh, ha fatto la gioia, eh, il croce è la gioia, nel senso che questo ha alimentato, ha dato il là, e ha dato un sacco di energia, di fibrillazione a numerosi eh, oppositori, per via appunto dell'impiego di questi simboli e di questi riferimenti, ma anche di molti sostenitori che in realtà si sono fermati alla superficie delle cose. E, per capirci, faccio un paio di esempi pratici. Eh, uno dei momenti di più grande. Eh, popolarità, eh, Di euforia, proprio come ho utilizzato il termine all'inizio della diretta, eh, rispetto al fenomeno del neofolk, eh, in Germania questa scena è stata subito attenzionata. E, ad esempio, esiste un libro, questo qua, Estetische Mobilmachung, che è stato pubblicato dai collettivi Antifa di Hamburgo. Tra l'altro, sono gli stessi autori di libri che hanno dossierato intere scene, si sono occupati non solo di neofolk, si sono occupati di black metal, si sono, si sono occupati di eight core e eh, queste scene nella quale hanno visto simboli e riferimenti che loro ritenevano problematici e, e hanno, eh, si, hanno individuato subito un nemico perché si sono fermati alla superficie delle cose. E, con questo non voglio dire che non ci fossero anche elementi eh, effettivamente contrari alla mentalità antifa, ma... Eh, non era solo questo Tanto, beh, nota curiosa: eh, Esthetician Mobile Markham è uscito nel 2002 quindi una ventina d'anni fa nelle prime pagine facevano anche un, quella che era una panoramica eh, delle versioni neo-folk in tutti i paesi d'Europa eh, per l'Italia citavano Occidental Congress definendoci la versione italiana di Sigil Magazine cosa di cui cioè, ringrazio la, il collettivo Antifa di Hamburgo perché una medaglia all'onore, al valore e ma eh, a, parte, eh, in realtà, a parte questi episodi, poi ne potremmo citare decine per non dire centinaia, eh, io alcuni anni fa ho trovato un bellissimo articolo eh, scritto da Donato Novellini, che parlava dei Detti in June. L'ha pubblicato su Ubar Badillo nel 2015, quindi quasi una decina d'anni fa. E un, una, un articolo con un titolo molto lungo, che leggo tutto: è Lo spleen e le rose, la libertà a vent'anni e l'enigma della morte in giugno. Lui si riferiva ai detti in June, nello specifico. Però in realtà, a un certo punto del suo articolo, posso parafrasarlo, lui usa, un eh, dà una definizione, una sintesi di cos'era il neofolk, cioè di cos'erano i detti in June, e quindi per estensione possiamo applicarle anche per tutto il neofolk. Lui diceva che, in sintesi, il neofolk è stato troppo fascista per i compagni, troppo compagno per i fascisti, troppo difficile per i restanti. Ecco, e ad oggi dal mio punto di vista, non esiste definizione migliore di questo fenomeno. Tra l'altro lui, oltre ad aver scritto, eh, ha scritto ancora di Neofolk, eh, recentemente, l'anno scorso, ha pubblicato proprio su eh, questa rivista che molti conosceranno, Atos un bel articolo, panoramico anche questo, su, quel, su cosa è stato, attraverso il filtrato dalla sua esperienza, eh, il Neofolk in Italia, che si intitola Ascesa e declino del Neofolk, Musica in nero, Aruna e rune Capovolta, i funerali d'Europa. Si trova anche questo, adesso uh, è stato anche pubblicato in rete questo articolo. Beh, entrambi gli articoli, quello sulla morte in giugno è quello che ha dato una panoramica, attraverso filtrato la sua esperienza, di cosa è stato il neofolk, eh, di come è stato vissuto da lui, ma anche da tanti, perché molte persone si ritroveranno in quei concerti, in quei dischi, in quelle situazioni che insomma, molti di noi hanno vissuto in giro per l'Italia o all'estero, sono lì trovi delle ottime sintesi eh, che possono, diciamo, inquadrare o comunque indirizzare una persona che è, possiamo considerare abbastanza curiosa e di buona volontà. Detto questo però ti posso dare un paio di eh, episodi all'interno di quella che appunto possiamo chiamare Scena Neofolk, dove eh, c'è stata una sorta di eruzione di politica più eh, esplicita. E queste dobbiamo, le dobbiamo a quello che è stato l'attività di un musicista in particolare, che è Albin Julius, di The Blue Trash perché lui con la sua etichetta, eh, la Vir Animals, Niemals WKN, ma soprattutto a che è quella con cui si è occupato di eh, pubblicare centinaia, cioè nel catalogo ci sono oltre 150 titoli, ha pubblicato dischi provenienti da tutta, tutta Europa e anche dagli Stati Uniti, ha eh, anche eh, per, per una sua indole molto particolare, perché comunque lui è una figura eh, molto eclettica, che comunque... Eh, meriterebbe una puntata a parte e a sé, e... ha condiviso eh, alcune sue uscite con dei gruppi invece d'aria, perché lui aveva comunque una sorta di, io l'avevo definito all'epoca un bizzarro amore italiano. E eh, come esempi pratici ti posso mostrare due titoli. Uno, è un... Beh, questa è un'edizione particolare, Rose Rosse, Ossa Rotte, è uno split del Blutasch Z0 Alfa che è uscito eh, agli inizi degli anni 2000, nel 2003. E pochi anni dopo, nel 2008, 5 anni dopo, ho pubblicato questo split del Bluetooth sotto fascia semplice. Che tra l'altro, posso dirvi una curiosità, la foto, ero presente quando è stata scattata la foto di questo disco, perché è stata scattata nella mia città quando nel 2007... Albin insieme a sua moglie erano venuti qui insomma, in visita, per un po' di giorni avevamo visitato alcuni luoghi, quell'immagine viene dal cimitero monumentale di Trieste. Quindi eh, un altro esempio in cui trovi eh, un po' di correlazioni con gruppi, di, eh, gruppi politicizzati, diciamo così, è quello che è l'ambiente neo-folk, alla grandi linea. Lo abbiamo anche in un'etichetta, un'etichetta che io comunque considero di culto, che è l'estremo-ossidente. Di Joao Verissimo, che è scomparso alcuni anni fa. E lui è un ragazzo, eh, diciamo, dal mio punto di vista eccezionale, che è riuscito a dare vita a questa etichetta all'interno della quale trovi delle produzioni spettacolari di altissima qualità, ma è anche l'unica etichetta in cui ti troverai dischi dei Sol Invictus assieme agli Intolleranza o Dating in Joom e Z0 Alpha, Boy The Rise e Yet for Breakfast. Andrew King, Amica, Deutsche Nepal, Teatro Satanico, di Rice Rose, o oh, Janus Bad Fate, Stillborn Youth. Questo è stato uno dei casi più eclatanti, particolari in cui abbiamo questa convivenza, tra realtà, anche tra molto lontane, ma che in realtà qui hanno trovato una forma di convergenza. Beh, eh, allora, ci abbiamo girato attorno e so che eh, qua rischiamo anche di fare qualche casino diplomatico, no scherzo, però in realtà Davide, eh, volevo chiederti eh, il rapporto invece e in particolare la storia del neo folk nella scena italiana, ecco, se è esistita una scena italiana, quanto è stato importante e se esiste tuttora, ecco. Questa è la classica domanda che se rispondo male mi vengono a bruciare la porta di caso. No, tra eh, l'altro, non c'è nessuna risposta giusta in realtà. Questa è, è la classica domanda con la quale eh, l'ispettore dice: Vabbè, a questo lo facciamo saltare. <ride> no, allora, in realtà sì eh, e no, ovvero c'è da fare un'aggiunta un che può ricollegarsi eh, a quello che dice Max. Cioè, eh, una delle questioni. Eh, non eminentemente politiche, ma, ma che hanno contribuito a dare una sorta di impronta politica al neofolk, è stato che eh, quando lentamente hanno cominciato a costituirsi le varie scene nazionali, uno degli approcci che hanno seguito eh, i vari gruppi è stato quello di, ok, noi abbiamo un set di idee, ideologie diologia in senso lato intendo, un in set di autori, scrittori e punti di riferimento che sono in un certo senso universali e che quindi noi trattiamo eh, all'interno dei nostri dischi. Eh, già, ehm, come si dice, dopo ne parleremo più diffusamente, ma eh, i Changes, che sono uno dei primissimi gruppi che, hanno, che sono considerati padrini del neo-folk, nel 1969 scrivevano un pezzo che già si chiamava Twilight of the West. Nel 1969 giravano appunto Bob Dylan e Simon e Garfunkel, cioè erano di Woodstock e loro facevano un pezzo che riprendeva Oswald Spengler. Ehm, e questo, tipo, questo è un classico elemento, eh, diciamo, che è trasversale al neo-folk, cioè uno di quei eh, temi cardine attorno a cui ruota la produzione di moltissimi gruppi, se non forse tutti. D'altro canto però nel momento in cui si vanno a declinare delle, delle scene nazionali e nel momento in cui parte anche tutto questo percorso di riscoperta di un certo tipo di tradizione che non è solo eh, spirituale eh, o religiosa ma è anche una tradizione in un certo senso popolare, ogni gruppo, e, e questa è una, una classica cosa per cui molti gruppi poi verranno tacciati di nazionalismo, tendono ad andare a riprendere alcuni elementi della propria personalissima cultura e infatti esistono dei gruppi più o meno fondamentali all'interno del contesto neofolk che incarnano in maniera molto interessante una visione aggiornata nei tempi ma di elementi di musica tradizionale si potrebbe citare come diceva prima Max Arnica che sono spagnoli sicuramente sarebbero da citare i Sangre Cavallum che sono portoghesi questa cosa si vede soprattutto in tutta quella che è la scena tedesca quindi Orplid, Forsteti, Sonneagal dove ovviamente in Germania anche vuoi per, per, per un istinto di autoconservazione, per cui chiaramente se provi a usare un certo tipo di elementi sia estetici che eh, tematici molto forti, come invece hanno fatto gruppi americani come Blood Axis, chiaramente in Germania va incontro a problemi e quindi si fa un passo indietro, cioè si torna ancora più indietro e si va a riprendere quella che è anche un, una tradizione popolare eh, che si rifà al fenomeno dei van der Vogel un certo tipo di estetica che potrebbe essere quella che utilizzava Fidus. E quindi c'è quel tipo di riscoperta di elementi tradizionali. E nel momento in cui il neofolk è al suo apice, possiamo dire forse che eh, la scena tedesca è quella che più di altre marca il territorio, anche da un punto di vista stilistico, da un punto di vista estetico, da un punto di vista di riferimenti culturali. Ora, dove, il problema dove sorge? Che il tipo di impronta che hanno loro, che è specificatamente mitteleuropea, perché sono tutta una serie di gruppi che si sviluppano tra Austria e Germania, ehm, è un modello che è difficilmente esportabile. Sebbene, come dicevo prima, alcuni elementi siano eh, diciamo, universali e quindi possano essere replicati ovunque, eh, un certo tipo di eh, estetica che ne so, bavarese oppure come poi sono venuti fuori gruppi tipo gli Sturm che riprendevano alcune cose tradizionali austriache, se le trapianti in Italia l'effetto può essere un attimino eh, come si dice di distopico da un certo punto di vista. Quindi come sempre però quando una cosa fa il botto, c'è una parte di gruppi che procede per emulazione e una parte di gruppi che è in grado di fare un passo indietro, analizzare la questione nel suo insieme e declinare un certo tipo di cose in una maniera più personale. E noi in Italia abbiamo avuto entrambe le cose, come in qualsiasi scena che ha un certo, di, 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 un certo tipo di crescita, un certo tipo di popolarità in un certo periodo. Dove effettivamente siamo riusciti meglio, almeno a parer nostro, non eh, è che abbiamo la verità in tasca, è dove i gruppi sono riusciti a prendere quel tipo di eh, elementi, quel tipo di concetti, eh, Universali e portarli con un certo tipo di sentire italiano. Tu prima hai fatto l'esempio degli IANUA che, se vogliamo tecnicamente, non sono perfettamente ascrivibili al circuito Neo Folk, ma hanno sicuramente delle aree di sovrapposizione. Hanno un pubblico che in parte arriva sicuramente da quel, da quel, da quel circuito. Ma se tu ascolti gli IANUA non ti verrebbe mai in mente un gruppo che parla di rune e che ha un'impronta certo. germanica. Hanno invece un'impronta molto italiana, hanno preso elementi della storia italiana, delle sonorità italiane, però li hanno declinati in una maniera che non sembra una canzone di Sanremo, per dire. Cioè, non ha quel tipo di leggerezza. Invece ha un pathos che è difficilmente riscontrabile altrove. In questo senso noi, adesso non voglio fare la lista dei, dei gruppi, però abbiamo avuto tanti esempi e vale sicuramente la pena citare i Camerata Mediolanense, perché sono, eh, diciamo, tra i primi veramente storici in Italia. E, e poi, eh, Obblig praticamente obbligatorio citare gli Insof, che sono un gruppo romano, che ha suonato anche quando Blood Access venne in tour nel 1998 per lo Indo-European Sacrifice Tour, furono il gruppo di supporto, e, e loro hanno avuto questa capacità di partire da quello che nel loro caso era un industriale rituale e spostarsi su una forma di cantautorato eh, che aveva sì degli elementi folk, ma aveva anche degli elementi proprio di musica italiana. E eh, arrivare a fare una sintesi, che in particolare è il disco Aurora, che è praticamente stato un elemento segnante per quella che è stata la scena di quegli anni. Cioè loro hanno veramente aperto una strada che, paradossalmente, poi è stata copiata da altri anche fuori dall'Italia. Se vuoi, puoi citare anche dei gruppi che dal neo folk si sono mossi e poi sono andati in una direzione. Completamente diversa, pur eh, avendo un valore musicale e essendogli riconosciuto una caratura a livello internazionale, come potrebbe essere Spiritual Front, che ha fatto numerosi tour con The June, ha fatto i primi dischi su label espressamente neofolk. Ma oggi praticamente ha un percorso assolutamente personale e assolutamente di, di livello. In Italia, poi, abbiamo avuto anche quel filone eh, che è stato poi associato al neofolk, anche se. Tecnicamente anche lì non si può dire che fosse perfettamente neofolk, che era quello più di una sorta di folk neoclassico. Paradossalmente, erano gruppi che magari c'erano anche da prima e che sono stati poi inglobati nel calderone quando il neofolk è diventato un termine ombrello per qualsiasi cosa. Quindi puoi citare cose come ataraxia o gli hord equitum solis. E da questo punto di vista, paradossalmente, è questo il punto, che laddove noi ci siamo più distaccati da quelli che erano gli stilemi tradizionali del neo-folk, eh, soprattutto tedesco, è dove noi siamo riusciti a fare le cose probabilmente più interessanti perché più personali. Però abbiamo avuto il nostro, perché comunque il genere era ben recepito in Italia. Tour se ne sono fatti, concerti ne sono stati fatti tanti, c'erano mail order, c'erano etichette. Tutti si ricorderanno, per fare un po' di nostalgia, quando si scorrevano i lunghissimi cataloghi di Demos per fare gli ordini, che erano praticamente manna dal cielo, ma poi dovevi sperare che i dischi che vedevi scritti ci fossero per davvero. Um, L'Italia è stato un posto di concerti di una certa rilevanza. Quello che diceva Max, detto in giune al Teatro Polivalente Occupato del 99, fu un concerto, praticamente dove la gente stava Nonne. cercata ai muri, il locale penso che si siano state fatte più di mille persone e i Dating giù, ci hanno fatto un DVD poi celebrativo, quindi evidentemente anche per loro ha avuto un senso e nel 2002 ci fu un altro evento abbastanza eh, particolare perché Der Bluters venne invitato a suonare in una piazza centrale di Bologna ma in un evento patrocinato dal comune totalmente gratuito e noi andammo a questo concerto e, e Del Blutar c'era ancora nel periodo in cui si presentava con la divisa e con le fiaccole sul palco. Quindi, visto il eh, sagrato di una piazza di Bologna con i bambini che giocavano, era un'esperienza abbastanza. Tra l'altro, che poi il concerto è finito con Le Fiamme Nere a tutto volume: ha messo la, sì, la, certo. canzo la, la canzone dell'Ardito ed è c'è stata l'interrogazione parlamentare. Esatto. Ma, la, ma lo, la cosa che fa ridere è che eh, l'ho ritrovato poco tempo fa. Uscì poi un articolo sull'Unità. Eh, non, so, non so se il giorno dopo qualche giorno dopo, in cui ci si interrogava di come fosse stato possibile. Che Albin Julius e c'erano tutti quei dettagli eh, folkloristici. No? Si presenta con la divisa, porta, la ne porta il totem confringe i tipici articoli dell'unità, dell'unità. Esatto. E De quando riguardo lo spirito della provincia italiana, dove c'è un assessore che ci ha fatto suggerire dal nipote la band da chiamare, peccato che il nipote fosse un pazzo e quindi probabilmente no, ai tempi il concerto l'aveva organizzato un personaggio abbastanza noto che era Valerio Zecchini, che era una persona che si muoveva, diciamo, in ambienti alternativi, ma con un, un vero fare alternativo. Eh, e, e infatti poi nell'articolo veniva citato anche lui, ma la cosa che fa ridere è che nello stesso articolo si fa poi un salto indietro al famoso concerto del 99 dei The Tin June al Teatro Polivalente Occupato e si vanno a riprendere gli organizzatori dell'epoca che si dicono dispiaciuti e dicono: No, forse la prossima volta dovremmo informarci meglio. Perché l'articolista ci, la, ci fa la cronistoria del fatto che subito dopo il concerto al Teatro Polivalente Occupato i gruppi andarono in pellegrinaggio a vedere mm. la tomba di Mussolini a Predappio. <ride> Quindi questa cosa creò un po' una, una discrepanza tra il luogo del concerto e tutto quello che poi ne, ne era seguito. E in Italia ci fu anche il mitico Casus Belli, chiamiamolo così, del concerto del 2005 al Vittoriale in cui doveva suonare dal Blutars, visto che lui ci lo citava prima, e fu il risultato e fu boicottato all'ultimo minuto cioè la gente era fisicamente fuori dal vittoriale e eh, le porte non vennero aperte il concerto non si poteva fare. Tra l'altro per chiudere il giro, cosa che invece poi riuscì effettivamente agli Ianua che fecero un bellissimo concerto eh, dentro il teatro de del vittoriale con tanto di apertura serale e percorso attraverso il parco segnalato con tutta una serie di lumini che ti portavano fino all'ingresso dove fecero il concerto ovviamente a tema d'annunziano che è stato una delle robe, uno degli highlight che ci sono stati da un punto di vista live in Italia. Per cui in Italia movimento ce n'era. Eh, fans ce n'erano. Cioè, nel senso, persone che si recavano ai concerti ce n'erano, come dimostrano le mille persone a Bologna, e se ne parlava anche sulle riviste. Perché Max prima ha citato Rockerilla, ma di New Folk. Che si è parlato anche su Ritual, che era una, una rivista che usciva in edicola, anche con una buona tiratura che seguiva il mondo gotico. Ma si è arrivati a parlare anche su Grindzone, che invece, era una rivista proprio. Di Metal Estremo, dove però c'era spesso e volentieri una sezione dedicata a sonorità un po', un po più sperimentali, si parlava di New Folk, e poi c'è stato tutto il mondo delle fanzine: Occidental Congress, Roundand, Exoteric, Marble Moon. Quindi un certo sottobosco fatto da persone interessate e volenterose. Eh, in Italia c'è stato e penso che ci, cioè, ci sia tutt'ora perché normalmente le persone che ascoltano quel genere magari passano ad altro, ma difficilmente lo rinnegano in toto, perché comunque per tutti è stata eh, diciamo un'esperienza formativa al di là dell'essere una bella Anche esperienza perché, comunitaria. Dirò una cosa e voi mi smentirete. Però mi sembra eh, uno di quei generi che eh, ha attraversato o sta attraversando la fase di, come dire, in cui si spegne il momento d'oro. Ma a differenza di altri generi in cui parte del pubblico più real, più hardcore, lo abbandona perché c'è magari una fase in cui l'estetica prevale così tanto sui contenuti che i, i primi fan non apprezzano più la scena, mi pare di capire che questa cosa non è successa nel neofolk. Cioè nel neofolk eh, la scena ha, ha perso di dimensione e di centralità, ma non è che uno che ascolta oggi il neofolk deve rinnegare o non apprezzerebbe particolarmente... I gruppi che ci sono oggi, ecco, non, non c'è stata questa inversione che è stata, ad esempio, nel mondo del rap, dove è, è noto no, che una generazione rispetto all'altra si contestano eh, di andare in giro e eh, raccontare di storie di droga e contemporaneamente di essere il figlio del prefetto. Mentre ovviamente le prime generazioni di rap ti dicevano questa canzone l'abbiamo scritta al gabbio perché ci avevano arrestato per droga. Ecco. È soggettivo, credo però perché ah, no, è poi... difficile perché adesso non c'è la scena. Ci sono ancora dei gruppi a macchia di leopardo, quindi quello ah. che rimane adesso eh, si, come dire, eh, si limita alla buona volontà del singolo. Per cui ci sono persone che eh, continuano a seguire gruppi nuovi, persone che semplicemente si sono fermate ai gruppi di un tempo e quindi eh, rinnegano quello che c'è adesso, o magari non lo riconoscono, non lo trovano attraente. Ci sono, è che c'erano già molti motivi per seguire o non seguire il neofolk quando. Questo fenomeno era nel suo periodo euforico. Adesso semplicemente i numeri si sono ristretti in maniera sensibile, e, per cui mh, non ci sono festival, ci sono concerti a spot, gruppi a spot e realtà limitate eh, proprio a seconda del paese. Però sì, certo. ehm, cioè, non diciamo è. Che è una, una delle cose che ha reso interessante il periodo d'oro del neo folk è che. Al di là delle band e dei dischi e dei concerti, dietro questo tipo di eh, musica così particolare, sia da un punto di vista musicale, sia da un punto di vista de delle tematiche trattate, aveva creato un certo fermento culturale. Io, qui, vorrei citare, anche se è un po' così al all'ultimo, una cosa che ha detto uh, Pia Cuolema, intervistato sull'ultimo numero di Occidental Congress. E che in questi giorni, mentre ci ripensavo, adesso ti dico dove mi ha portato. Cioè, lui ha una domanda che gli abbiamo fatto, lui ha detto: il pregio del neo folk è stato che ha, costru che ha costruito una mappa magica dell'Europa. Perché il fatto è che se tu ti metti eh, con un piglio buono e cominci a scartabellare tra le interviste e i dischi del neo folk, ti accorgerai che copertine, libretti eh, e le stesse interviste, ti presenta tutta una serie di luoghi in un certo senso storici della tradizione europea, ma non dico tradizione in senso evogliano, diciamo, proprio inteso come storia del continente. E tutti questi luoghi qua sono in un certo senso diventate, tra virgolette, mete di pellegrinaggio per tutti coloro che, eh, mossi da quel tipo di passione, eh, si sono passati delle informazioni su luoghi da andare a vedere, perché in un certo senso erano appunto luoghi magici e che molto spesso venivano immortalati sui dischi, anche solo come, come spunto, no devo fare la foto di gruppo, ok, però andiamo a farla davanti a quel monumento. Noi quando siamo andati a Copenaghen siamo andati a vedere il monumento che è stato utilizzato per la copertina della VHS di un live di Fire and Ice, ma se uno prende la copertina di Take care in Control di The in June, c'è la foto del sarcofago, chiamiamolo sarcofago, che è possibile vedere all'Exerstein. Ehm, se uno prende la copertina di Nada, è una tomba di un cimitero in Inghilterra, e quindi mette tutta una serie di puntini sulla mappa geografica che ti permettono di... Sono tutti luoghi che ovviamente vengono scelti con un motivo, questa era la cosa interessante all'interno dei dischi neofolco, non è che è bello sto monumento, mettilo lì. Erano tutti luoghi che in un certo senso avevano un riferimento dietro. E, e questa cosa veramente, in un certo senso, ti permette di... Ricostruire tutta una serie di percorsi e di passaggi all'interno dell'Europa contemporanea che però ti permettono di ripercorrere in un certo senso un'Europa del passato. E questa cosa qui, al di là del fatto che poi la musica ti piaccia o non ti piaccia, se l'hai vissuta e ti ci sei appassionato, ti resta perché. Eh, i luoghi che hai visto, i posti dove ti ha portato, le persone con cui ti ha messo in contatto, i libri che ti ha fatto scoprire, eh, che sono tutte cose che poi sono parte del tuo percorso formativo, eh, non vengono cancellate dal fatto che semplicemente eh, anche potresti esserti fisiologicamente stufato di ascoltare gli stessi 20 dischi. Quindi il lascito di quella roba lì è più di una semplice scena musicale. E questa cosa è una cosa che non tanti generi musicali possono affermare di avere, soprattutto se poi sono durati un lasso di tempo così relativo. Va bene, allora eh, vi faccio l'ultima domanda, anzi, prima aggiungo che Alberto Scotti prima stava commentando e mi ha scritto: ci tengo a dire che se si parla di camerata mediolanense, la loro attuale cantante era prima la cantante del mio gruppo. Io te lo dico, <ride> <Bene>. <ride> prendiamo un attimo. <ride> E beh, direi che anche per andare incontro al pubblico eh, meno arcore, un po' più casual, se avete una selezione di album che eh, assolutamente sono necessari per cercare di comprendere il fenomeno, e magari anche qualche libro che volete suggerire, è il momento di farlo. Ecco. D'accordo, ehm, allora, una... questo è il momento critico perché, ovviamente, abbiamo dovuto fare una sorta di selezione molto stretta in cui abbiamo lasciato dei moti sul campo nel senso che sicuramente qualsiasi disco che mostreremo sarà eh, potrà essere oggetto di polemica perché ovviamente qualcuno vi pot potrà dirci sì, però quello che hanno fatto Era prima è più importante dell'altro, quello dopo è più rappresentativo o eccetera. Eh, però abbiamo cercato mh, più, più che i dischi che i no più che i nostri dischi preferiti abbiamo uh, voluto individuare quelli che sono dei titoli che in qualche maniera possono essere considerati fondamentali. Ovviamente non si può esaurire un fenomeno così grande, così ampio come abbiamo descritto all'inizio della diretta eh, in una decina di titoli. Comunque, cinque titoli io, cinque titoli Davide, inizio io, ce li alterniamo e vediamo un attimo di dare qualche coordinato. Diamo, diciamo, diamo primo, anche un perché della scelta, sì, così almeno Sì, diamo anche una spiegazione, sì, certo. Sì, certo, certo. Se no sembra gusto personale. Ah, il primo, partendo appunto dal discorso che abbiamo fatto sul folk apocalittico delle origini, è Death in June 1987: Brown Book. Questo è un vinile, questo è un disco determinante: nel senso che è un disco che ha una, si presenta con Douglas Pierce, che è padre, ormai padre padrone di questo progetto. E rispetto all'album precedente, The World That Summer, che è anche un disco molto importante, questo è un disco con una dominante acustica e che anche lo stesso Douglas ricorda all'epoca in un'intervista francese, dicendo: Questo è un disco eh, dove questa dominante acustica eh, rappresenta diciamo, quello che cercavo, nel senso che eh, qui, qui è possibile trovare un suono di eh, miseria e purezza miseria e purezza che poi saranno un, un sorta di leitmotiv o comunque un tratto distintivo di quel tipo di folk apocalittico delle origini e che qui viene eh, rappresentato in maniera eccellente. Viene mediato dal suo immaginario, qui dentro ci sono delle canzoni stupende, tra l'altro cito una, Runsen Man, semplicemente perché se dovessimo bruciare tutta la discografia dei Detti In June e dovessimo salvare dieci canzoni prese a spot dai vari album, sono sicuro che qualsiasi fan eh, degno di questo nome dei Detti In June tra queste dieci canzoni non potrebbe no nominare Ransom Man. Il titolo, tra l'altro, questo è un disco anche che ha una forte impronta legata all'immaginario, diciamo quella che è l'ossessione eh, personale di Douglas Fierce tutto l'ambiente della Germania eh, nazionale socialista comunque del periodo degli anni 30 eh, il titolo è una citazione Brown Book, il libro marrone, il libro bruno e viene da un libro degli anni 60 eh, di Albert Norden era un libro che una sorta di libro di dossieraggio di eh, lista di proscrizione che venne compilato eh, appunto negli anni 60 nella Germania dell'Est in cui praticamente la Germania Est accusava eh, la Germania Ovest di avere ancora all'interno del governo dello spettacolo, nelle forze militari oltre due, anzi quasi 2000 persone appartenute eh, cioè, che erano figure di spicco che avevano militato diciamo all'interno del terzo Reich e mh, questo libro di dossieraggio viene il titolo diciamo viene impiegato da Douglas per questo disco che è poi oltretutto, a Tutta una serie di contenuti, eh, di ricercatezze. Questo è un disco che ha influenzato tantissimo, ha, ha lasciato un impatto fortissimo su moltissime persone e anche gruppi che sono venuti dopo. All'epoca è stato rifiutato da due fabbriche per il, la stampa, per motivi, insomma, per considerato i contenuti problematici per l'epoca. E, mh, la cosa curiosa eh, beh, il, il, questo è un disco che dal 2005 allora, già dal 1987 quando è uscito è stato indicizzato in Germania per cui aveva dei, mh, vari vincoli abbastanza pesanti a livello di distribuzione definitivamente all'inizio degli anni 2000-2005 è stata vietata la vendita semplicemente perché il, la title track Brown Book è una riedizione, una rivisitazione del Lost Vessel Lead cioè l'inno del Partito Nazionale Socialista fatta da Detting Giù, anche se si tratta di qualcosa di molto più complesso, perché detto così da uno che non ha delle coordinate degli strumenti potrebbe sembrare eh, pura semplice propaganda. In realtà eh, tutto è molto più sofisticato e molto più ricercato. Si, lui stesso lo definiva eh, una trappola, cioè questo pezzo doveva essere una trappola che era stata predisposta, pronta a scattare, in cui molti sarebbero caduti. Se si ascolta il brano, oltre diciamo, ai versi in tedesco del, dell'inno, si possono sentire in sottofondo invece dei campionamenti che provengono da eh, Il mondo quell'estate, cioè il, uh, il libro, o meglio, la trasposizione cinematografica del libro The World That Summer, che è un, un film, uh, un film tv uh, realizzato in Germania, nel 1900, Germania Ovest all'epoca nel 1980 e che parla della storia di cos'è il mondo quell'estate. Il mondo, quell'estate, si riferisce all'estate di Berlino del 1936, in cui ci sono le Olimpiadi. La storia parla di questo ragazzo, un ragazzino che è attratto, fa parte della gioventù hitleriana e vuole essere protagonista o parte di, questo, di quello che sente un movimento che sta cambiando il mondo in quel momento, proprio in quell'estate, in cui anche tutti i riflettori sono puntati sul Berlino delle Olimpiadi, ma nel contempo vive il dramma, diciamo, lui è diviso tra eh, diciamo, l'adesione alla gioventù italiana e il fatto che lui è di famiglia ebraica, è la, la nonna di origini ebree, e nel campionamento che si trova all'interno di Brambuk è proprio um, la voce della nonna che racconta al ragazzo che la vita in realtà è, è come saltare da una lastra di ghiaccio all'altra, solo che ogni lastra di ghiaccio diventa sempre più piccola e alla fine si è destinati ad affogare. Questo per me è un come disco è un capolavoro, e non a caso, e così chiudo. Ha dato anche la, la diciamo, eh, no, ha influenzato a diciamo, eh, non mi vende il termine, <ride> <ride> ha dato il <ride> vabbè. Insomma, eh, è stato il titolo è stato ripreso da altri due libri, nel senso che uno è questo, le Livre Brown che. Mh, il libro Bruno, in francese, ed è la prima biografia sui detti in è uscita nel 95, ancora ad oggi, credo, una delle più belle biografie a livello proprio grafico, uscita negli, uscita negli anni 90, ma davvero spettacolare, e nello stesso anno usciva, solo per il mercato inglese, o comunque per gli anglofoni, Robert Forbes, eh, Misery and Purity, Misery and Purity, Misery e Purezza, che riprendeva proprio quel concetto espresso da Douglas quando si parlava di Brown Book, eh, in quell'intervista a una rivista francese dell'epoca. La curiosità, Robert Forbes, oltre a aver scritto questa biografia sui Death in June, che è insomma un pezzo di storia, eh, poi è stato, anni dopo, è stato anche coautore di un tomo immenso. cioè un libro in mattone, legge. se è abbastanza, sulla eh, scena eh, nazionalista skinhead eh, in Gran Bretagna e negli Stati Uniti. Ho finito. Ok, ehm, io riprendo un disco di cui eh, abbiamo fatto menzione prima. Vediamo se riesco a metterlo in camera. Questo è il Fire of Life dei Changes, è, è un gruppo che sta, ha una storia un po' particolare, e, però questo disco è fondamentale per un motivo: proprio perché, anche se è stato riscoperto dopo, è di fatto un disco che è considerato precursore di tutto quello che è il mondo del neofolk. I Changes sono un duo americano eh, formato da Robert, Robert Taylor e Nicholas Tesluk che si formano. Tra la fine degli anni 60 e i primi anni 70, eh, sono, soprattutto Robert Taylor ha un certo passato agitato nell'ambito dell'underground dell americano: è stato scrittore, è stato poeta, è stato un grafico. E tanto è vero che poi è entrato in contatto con la Process Church di Robert de Grimstone e Marianne MacLean, ed è diventato uno degli illustratori della loro rivista che usciva all'epoca. In particolare il, numero, il cosiddetto death issue è pieno di grafiche fatte da lui. E sostanzialmente poi eh, il gruppo è stato riscoperto per caso da Michael Moinian dei Blood Axis eh, per un motivo molto semplice. Eh, Robert Taylor negli anni poi si è, si è avvicinato al cosiddetto al al revival del paganesimo nordico anche in America, quindi ai movimenti Asa True. E, e, parlando con Michael Moinian, eh, venne fuori appunto che lui in gioventù aveva scritto dei pezzi, registrato dei pezzi musicali. E, e quindi a quel punto, Michael, lungimirantemente gli disse: Beh, ma fammeli sentire, mandameli. E lì venne riscoperto questo piccolo tesoro che giaceva dimenticato in delle cassette che ormai si stavano sbriciolando, ed è stato poi recuperato e ristampato. Da quella che è una delle etichette fondamentali di quegli anni, che fu la Cthulhu Records in collaborazione proprio con l'etichetta di Michael Moenian che era la Storm. E lì nasce appunto il mito di, di questo duo che nel 2019 eh, in Germania siamo andati a vedere il concerto che celebrava i 50 anni di attività. Quindi, cioè, non esattamente. Prima si diceva il neofolk è morto. Sì, paradossalmente il neofolk è morto, ma quelli che l'hanno inventato, che sono stati i primi, sono ancora in giro adesso. Quindi, questo è un po uno degli strani paradossi del momento. E questo è il disco che si chiude proprio con quel pezzo che dicevo prima, che si chiama Twilight of the West, e che ha già, diciamo, incorpora già quella visione estremamente pessimistica e antimoderna, che poi sarebbe diventata eh, tradizionale nel neofolk. È un disco chiaramente molto spartano, perché è praticamente quasi solo chitarra a voce. Eh, però chiunque l'ha ascoltato può dire che il trasporto che si sente in quel disco eh, non ha ovviamente la drammaticità e il pathos del disco che abbiamo visto prima di Detto in June, ma semina già tutti quegli elementi tematici e stilistici che poi sarebbero diventati canonici, la bellezza di vent'anni dopo. Quindi, in un certo senso è un po' come andarsi ad ascoltare. Il primo disco di proto rock and roll prima di arrivare a Elvis Presley, ecco per dire. Quindi è un passaggio sostanzialmente obbligato se si vuole avere un quadro chiaro di quella che è poi tutta l'evoluzione del genere. Ti dico una cosa che stamattina, prima di. guardando un po' tra vecchie riviste e altro. Ho trovato un ritaglio di una recensione di Fire of Life che, di un giornalista che all'epoca non aveva capito il gruppo, e che, <ride> e che aveva, cioè praticamente Beh, come, nelle tanti. Ultime, come tanti, ma eh, nelle ultime righe dice eh, un gruppo minore tra il folk apocaliottico. Qui c'è cioè anche il fuso dei Car 93 <ride> e il folk gotico dei The Thurden and Immortal voto: 6-7. Quindi. Diciamo, quelle, quelle recensioni che sei obbligato a scrivere anche quando non hai voglia, allora butti un paio di riferimenti. Eh, vabbè. Well, comunque invece altro titolo, ho citato il Carnight 3, un disco enorme, sicuramente è Thunder Perfect Mind, Thunder Perfect Mind è un disco 1992, quindi siamo in pieno folk apocalittico ed è proprio ma, è la sua maturazione completa. È un disco mandatorio nel senso che pochi se lo ricordano in realtà è un, sarebbe un disco gemello dell'equivalente di Thunder Perfect Mind e Nurse With Wonder che però probabilmente non ha mai ascoltato nessuno perché messi sulla bilancia non c'è praticamente paragone anche perché il disco di Nurse With Wonder è un lavoro sperimentale di suite molto lunghe ma eh, mentre al, al contrario eh, il Thunder Perfect Mind dei Carnal 3 eh, abbiamo 16 brani per 80 minuti ed è un disco densissimo con all'interno, che praticamente verso la fine va a chiudersi con un brano altamente simbolico che è Hitler e Scalchi. Eh, Hitler e Scalchi, che è una sorta di cavalcata elettrica di 16 minuti, tra parentesi nel titolo si trova anche l'acronimo SDM, che sta per Savitri Devi Mugheri, proprio perché... È, era stato ispirato da quelli che erano gli scritti, soprattutto The Lighting and the Sun eh, di Soviti Devi. Ma non, è, non ha nulla di apologetico, tanto che nel, quella, nella visione scatologica di Tibet, questo è un uh, lui praticamente eh, dà vita a questa. Questo dramma in musica nel quale lui eh, praticamente eh, si rivolge a Hitler come una manifestazione dell'Anticristo. Tant'è che successivamente, pochi mesi dopo, uscirà un live intitolato Hitler a Scalchi, con all'interno una raccolta di live molto belli tra la Francia e la Gran Bretagna, dove all'interno ci sono anche delle foto molto suggestive di quello che fu un concerto nella cattedrale di Saint-Germain Saint Germain a, a Damien. E lì, in quel, in quel live, nelle note del libretto, spiega proprio in maniera diffusa, approfondita, qual era il significato di un, un pezzo come Hitler a Scalchi. E, e, e sia il live, sia, vabbè, soprattutto comunque, Thunder Perfect Mind è un disco eh, importante. Curiosamente, anche proprio per ricordare il discorso del folk apocalittico delle origini, eh, di come veniva considerato proprio dai gruppi storici. Pochi mesi dopo eh, l'uscita di questo disco, viene anche pubblicato questo curioso fumetto del Carai 93. Okay. Okay, vediamo se si vede. All'epoca, 30 anni fa, l'ha acquistato un mio caro amico Luca, che l'ha conservato e me ne, ha, me ne ha portato la copia. Quindi lo ringrazio anche per la diretta. E dove si vede già in copertina di Apocalyptic Folk of the Nodding God Unveiled, e anche all'interno viene ripetuto. All'interno del fumetto, proprio l'idea del gruppo e come genere è suonato apocalyptic folk, folk apocalittico, proprio perché appunto la, la, famo la famosa teoria dei gruppi delle origini, l'esoterismo britannico di questo cosiddetto folk industriale, che viene considerato appunto, viene chiamato da, in origine folk apocalittico, e che infatti i gruppi diciamo originari eh, sono gli unici che si possono fareggiare effettivamente di questo titolo. Sì, eh, volevo solo ricollegarmi perché un, un aspetto che molto spesso si, si tende a marginalizzare quando si parla di neofolk è che il neofolk ha in un certo suo modo una certa vena ironica che talvolta sfrutta i carrelli frippi di altri e che utilizza anche delle icone pop eh, ricontestualizzandole all'interno della visione scatologica che mette in piedi eh, in una maniera che a, a volte può essere stragnante. Eh, perché i Caren N93 a un certo punto David Tibet ha cominciato a sostanzialmente venerare, si può dire così, la figura di Noddy, che in realtà è un personaggio che era stato creato per la letteratura dei ragazzi in Inghilterra, e lo inserisce nei dischi come appunto se fosse una sorta di divinità all'interno di un pantheon estremamente complesso di cui lui, a cui lui fa riferimento perché lui partiva da interessi croleiani, poi si sposta verso il cristianesimo agnostico. Quindi uno cerca di seguire tutto questo percorso che. è in parte esoterico, in parte religioso, in parte misticheggiante e poi ci si ritrova personaggi, cioè come se, non so, gli z 0 Alfa facessero un pezzo sui Teletubbies da un punto di vista dell'aspetto dirompente, no? Questo è un aspetto che, soprattutto quando si approcciano i Carrying 93, bisogna tenere presente, cioè che molto spesso... Si tende, ehm, lui tende a dare estrema serietà a delle cose che poi magari così serie non sono e in questa cosa c'è un po' l'inside joke per cercare di comprendere il... Vedi anche artistico. il titolo, l'idea di usare Noddy nell'album Svastikas for Noddy. Svastikas for Noddy, ah, cioè, ah, cioè, ah, l'idea di associare, le... cioè, associare le... la figura per i bambini a è, qual è l'immagine più potente e più come dire, destabilizzante che posso mettere accanto a un'icona dell'infanzia. Svastica, quindi svastiche mo, Molto chaos magic questa cosa di scegliere un simbolo, cioè. ricontestualizzarlo, caricarlo di proprio significato. Ma tanto è vero che David Tibet, prima di fondare i Carre93, arriva da quel collettivo eh, parareligioso che si è formato intorno agli Psychi TV, però vabbè, questo è un discorso molto lungo, cioè, si era formato questa specie di culto sincretico che si chiamava Psychic Cute che si dilettava in tutta questa roba cioè ah, magia, okay, magia è... cerimoniale, magia del caos producevano eh, videocassette o comunque materiale audiovisivo con della roba psichedelica, ispirazioni dai cat up di Barrocks cioè era un, un mischione terrificante anche in questo quando prima dicevamo che il Neofolk aveva questa impronta millenaristica e questa derivazione industriale molto arriva da quel, da quel circuito lì cioè proprio la sperimentazione anche con... Eh, una materia esoterica o comunque delle tecniche applicate a degli elementi di cultura popolare. Tra l'altro, noi stiamo andando lunghissimi, io ve lo dico, però voi strette botta, eh, io eh, eh, prendo no, ferie di lavoro. Cioè, no, adesso acceleriamo un po', eh. mi ricollego allora. al discorso di Thunder Perfect Mind. Questa è la ristampa in doppio CD dei dischi dei Network Organization. I Network Organization sono un gruppo. Neo Folk, che da un punto di vista strumentale sono forse uno degli apici assoluti che sono stati prodotti da questo circuito, sono il parto della mente di un musicista di Birmingham che si chiama Michael Cashmore, che è stato a lungo collaboratore di moltissimi di questi gruppi, e in un certo senso tutti questi gruppi gli hanno in un certo qual modo reso omaggio, perché quando lui ha messo su il suo gruppo, eh, nel primo disco, che si chiama Non mi ricordo mai, Beauty Rifts Blood of Solitude, quasi tutti vanno a collaborare in quel disco ci sono Douglas Pierce, David June. c'è um, David Tibet e c'è tutto un altro stuolo di persone che in un certo senso gli rendono omaggio la particolarità è che questo è un disco assolutamente meraviglioso proprio da un punto di vista strumentale, contiene una bellissima cover del pezzo più famoso della colonna sonora di The Wicker Man cioè The Willow Song e... ah bravo, l'avevi citato anche sì, l'avevo citato nell'articolo su The Wicker Man perché è forse la cover più bella che sia mai stata fatta di quel pezzo questa è la ristampa in doppio CD perché poi uscì un secondo disco solo, totalmente strumentale perché lui abbandonò le, per motivi personali la realizzazione di quel secondo disco e che quindi esiste solo in questo sorta di formato incompleto, di opera incompleta. Però se uno vuole capire da dove arrivano molti degli elementi musicali che poi si ritrovano nei dischi di maggior successo anche dei Carai 93, questo è un passaggio obbligato perché ci sono pezzi tipo Bloodstream Runs che è praticamente la somma di quello che è il, il neofolk di quegli anni, folk apocalittico, prima che poi ci picchiano. E, ok, io chiudo la triade ho, ho, ho citato Dead in June, ho citato, citato Carnegie 3 e quindi il terzo per chiudere diciamo, i tre vertici, ho scelto solo Invictus, Three in Winter, in Winter del uh, 1990 che è un disco simbolico nel senso che uh, è anche il vero primo full length di, diciamo così, di Tony Wakeford, nel senso che gli album precedenti sono sostanzialmente dei mini, l'ex Taglionis scende praticamente lo stesso anno, ma prima in formato box con Sweet One e Carnity 3 esce, poi viene ristampato un tre anni dopo, quindi questo invece è il primo album eh, che viene autonomo, che esce di ampio respiro, eh, prodotto ah, direttamente anche dall'etichetta di Wakeford. Ed è importante perché... Dentro ci sono dei pezzi che sono iconici proprio per la band di cui stiamo parlando, c'è cioè Goldie's King con, uh, praticamente che viene preso di peso con tanto della voce campionata di Ezra Pound che declama il 45esimo canto usura, con usura. E ci sono ballate tradizionali come Michael, ma sopra soprattutto c'è un pezzo importantissimo che si intitola Looking for Europe. Che poi verrà ripreso come grandissima fonte di ispirazione, per l'unico volume eh, dedica, saggio musicale dedicato proprio esplicitamente a questa scena. Io faccio un salto, eh, diciamo, verso est. Eh, porto un disco che è criminalmente bistrattato e poco considerato, forse perché è di un gruppo non particolarmente, eh, non particolarmente noto e anche particolarmente parco nelle produzioni, ma è questo disco, che è un disco degli Schivias, che è un progetto ungherese, formato dalla mente, nato dalla mente di Alex Radi, eh, studioso di tradizionalismo, grande appassionato del Giappone, e questo disco infatti, eh, si intitola And that you will fear not, eh, prende spunto già dal titolo da eh, un verso dell'Agakure. E il, anche se non è un concept, ma il tema portante, di, di questo disco ruota appunto attorno alla figura del, del Giappone imperiale. Tant'è vero che il pezzo passion: che sta a metà della tracklist, utilizza eh, campionamenti e rifacimenti musicali del film Patriotism. Quello fatto da Mishima, e da lui stesso, interpretato quando ancora era in vita, ovviamente. E, e questo è un disco che, da un punto di vista della, della scelta dei suoni e delle atmosfere evocate, è una cosa che si distanzia nettamente da tutti i dischi che abbiamo detto prima quindi un motivo per cui l'abbiamo scelto è anche proprio perché è un'interpretazione musicale del neo-folk che non segue né i dettami della scena inglese né i dettami della scena tedesca fa un po' quel lavoro che abbiamo detto prima che hanno fatto in Italia cioè ha, ha, reso, ha interpretato in maniera personale quello che è un sentire più che uno stile eh, musicale e, e tant'è vero che lui ha questa infattuazione per il Giappone. In un'intervista disse: Sì, il mio interesse per il Giappone deriva anche dal fatto che io sono ungherese e mi, come dire, mi sento tanto uomo d'Europa quanto uomo dell'Asia, perché sono lì, diciamo, sul, su, sulla, linea, sulla linea di faglia tra un mondo e l'altro. E questo è un disco che, eh, tra l'altro, riprende un po' quello che diciamo all'inizio sul folk apocalittico, perché è un disco che ha una sua complessità d'ascolto. Cioè inizia con praticamente un, due minuti abbondanti, forse di più, di canto d'opera solo voce, no? che è già un, uno scoglio abbastanza forte se tu vuoi partire e sentire un disco dove c'è la bella chitarra acustica melodica. Però è un disco che si è ascoltato con attenzione fino in fondo, ha una serie di variazioni sia di atmosfera che di umore che rendono l'ascolto assolutamente vitale. oh vado avanti io con un disco micidiale E <ride> eh, vabbè Blot eh, dei blood ex, del Blood Axis, Sacrifice in Sweden in realtà più famoso nell'edizione CD, questo è il vinile ma perché il CD riprende la, questa copertina qui del, questo artwork che è la riproduzione eh, di un dipinto di Karl Larson dei primi del novecento in cui Viene raffigurata in maniera è piuttosto eh, romantica eh, il sacrificio di Re Domalde presso il tempio di Uppsala. Questo è un live, che è un live potentissimo, eh, per un gruppo che all'epoca aveva realizzato un solo disco. e eh, Hanno suonato dal vivo per celebrare il decimo anniversario della nascita di un'etichetta di culto che era la Colmit Industry. Suonarono il 25 novembre del 97 eh, all'Inkoping in, in Svezia, per, eh, e questo diciamo, è la loro testimonianza. Eh, è un disco eh, che è difficile da descrivere per, a livello di quantità, di complessità di eh, temi ed elementi, eh, però è, appunto, è un disco fondamentale. Mm, due note di colore. Eh, un mio amico l'ha definito il disco Converti Metallari, nel senso che lui rappresenta quel concerto. Aveva i capelli lunghi, ma dopo quel concerto è andato a tagliarsi i capelli e, <ride> e, ha, e ha cambiato, diciamo, registro. È una cosa, non posso fare il nome, tra l'altro, adesso è anche un musicista. C'è cioè uno che poi ha continuato all'interno dell'ambiente del No Folk per molti anni e addirittura eh, mi ha raccontato che una copia della registrazione dell'audio originale perché questo è stato poi remasterizzato cioè è stato diciamo, in qualche maniera ritrattato perché è stato estramesso alla traccia del pubblico ma al matrimonio di un suo caro amico eh, uno dei regali di matrimonio è stata proprio una copia eh, del live eh, diciamo non edulcorato come anche il pubblico, con le voci del pubblico presenti e è un libro sul quale si potrebbe scrivere un libro anzi un disco, disco. sul quale si potrebbe scrivere <ride> un libro Infatti il libro l'abbiamo scritto ed è questo qua: Day of Blood. Che è ecco, io, io vorrei aggiungere solo questo, concordo con la definizione, perché questo è uno di quei dischi che, se sei abituato ad ascoltare metal o comunque musica pesante, e che ha un certo impatto dovuto al modo in cui viene registrata, la distorsione, eccetera. Quel disco ti convince del fatto che si può essere egualmente d'impatto pur utilizzando tutt'altro tipo di strumentazione. E non utilizzando la distorsione a manetta. Cioè, questo è un disco che ti colpisce in faccia come un treno oppure avendo dei pezzi dove magari c'è solo armonium e voce. È proprio una questione di, di carica emotiva che viene fuori dal disco. Che in questo caso, secondo me, si sente di più proprio perché è catturato dal vivo. Quindi, per me, quello è. Se dovessi dire a qualcuno ascolta un disco per capire il neo folk, per me è quello. Mi sbilancio. Ok, continuo io con un gruppo eh, abbastanza particolare, eh, penso conosciuto da tanti perché sono ancora in attività, questo è il primo disco degli Ostara, che si chiama Secret Homeland, disco meraviglioso e disco spartiacque per un motivo, gli Ostara nascono prima come Strand True Joy, erano un duo, il nome già gli ha creato diversi problemi in partenza perché Strand True Joy è un nome che, eh, come dire, echeggia un, un certo passato. Eh, se non che il cantante che eh, andava sotto lo pseudonimo di Richard Leviathan in realtà eh, risponde al nome di Richard Levi ed è eh, un, un uomo ormai, perché non è più un ragazzo di, eh, di origini ebraiche Origine ebraica di cui non ha mai fatto mistero e che anzi ha utilizzato come se vuoi chiave di lettura per analizzare questo mondo abbastanza particolare nel quale si è ritrovato a muoversi per tanti anni. Tant'è vero che su una raccolta di saggi uscita qualche anno fa, che si intitola Trouba d'Ors of the Apocalypse, uscita per la Black Front Press di, eh, di Troy Southgate, scrisse un bellissimo articolo dal titolo The Only Jew in the Village. Proprio per rimarcare il fatto che era la sua visione della cosa, da una posizione, se vuoi, un po' particolare. Ehm, la cosa che fa ridere è che loro fecero due dischi come, come True Joy, poi decisero di cambiare nome perché nel frattempo avevano maturato una forma musicale che era meno debitrice dei Dead in June, che erano il loro nome tutelare quando formarono il gruppo. L'idea fu di chiamarsi Ostara. Il problema è che Ostara era anche il nome di una rivista che fece Jorg Lanz von Liebenfels ai tempi del nazismo e che si occupava di studi razziali. Quindi passarono da un nome che gli creava problemi a un altro nome che gli creava problemi. Quindi questa cosa è stata un po' sfortunata diciamo nella scelta o forse un po' voluta e questo è un disco eccezionale da un punto di vista sia musicale perché è un disco che introduce anche una componente pop nel folk questo è un disco di facilissimo ascolto cioè proprio piacevole da ascoltare pure se ti fai un viaggio in macchina ma è un disco che in realtà contiene tantissime citazioni in un pezzo l'apertura è un testo di Heidegger sulla, sul, sul, sulla foresta diciamo il primo pezzo ha una intro fatta da Marco De Plano che citavamo prima è un pezzo industriale. C'è un pezzo che si chiama Operation Valkyrie che è sull'attentato a Hitler fatto da Von Stauffenberg. Quindi i temi all'interno del disco, in realtà, sono abbastanza pregni eh, per quanto riguarda proprio il contenuto. Però la cosa interessante è che sono trasmessi attraverso una formula musicale che è piacevolissima e che invita proprio facilmente all'ascolto. E sono stati. Il primo gruppo proprio ad abbracciare questa, questa vena easy listening, se vuoi chiamarla così, pur senza sminuire la, la, diciamo il peso dei contenuti. Ecco. Da questo punto di vista loro hanno aperto una strada in questo senso. Ok, io chiudo con il, il mio quinto titolo. E il, non può che essere Hawkley. Hawkley 1998, disco. Eh, eh, che diciamo con, con questo arriva il neofolk in Italia: nel senso che arriva questo disco, lo ascoltiamo e iniziamo ad utilizzare proprio il termine neofolk che prima in realtà non conoscevamo. E nel 1998 è anche l'anno in cui eh, nasce la, cioè, esce questo disco e nasce l'etichetta eh, Lyson Licht che dà il vita a questo fenomeno e a questa forma di euforia per questo genere. Ah ok, Gi già fatto. <ride> allora io in realtà come ultimo disco eh, faccio una minuscola digressione perché siamo già andati lunghi. Allora, il Neofolk è stato uno di quei generi che ha portato in un certo senso al, alla sua massima espressione il concetto di compilation. Negli anni, soprattutto in altri generi musicali più generalisti, la compilation era semplicemente un modo che molto spesso un'etichetta aveva per raggruppare un po' di pezzi dei propri gruppi e farli conoscere a un vasto pubblico. Il neofolk invece utilizza la compilation come eh, strumento di focalizzazione su un tema. Come abbiamo detto prima, il, il neofolk si interessa di temi estremamente specifici e, e, e li ritiene centrali in quella che è poi la scrittura dei testi o comunque la narrazione che porta avanti a livello universale. E quindi nasce quest'idea di utilizzare delle compilation che sono di tributo, analisi, celebrazione di alcune figure o di alcuni elementi. Ne faccio vedere due in particolare e poi mostro quella che ho scelto per chiudere. Una è questa, che si intitola Misteria Mitre ed è interamente incentrata sulla questione del, della religione mitraica, eh, con foto di Mitrei e con una serie di scritti a tema. Un'altra che ai tempi fu particolarmente controversa è questa doppia, che è una compilation in tributo a Cornelio Quadreano e la Guardia di Ferro. Ed è abbastanza interessante perché, oltre ad esserci numerosi gruppi neofolk, questa è una di quelle compilation che vengono sempre portate a dimostrazione di una certa connivenza con certi ambienti. Perché qui dentro figura anche un pezzo di sottofascia semplice preso dal disco crociato e un pezzo dei Londinium SPQR, che quindi erano in un certo senso un passo in quella direzione di connivenza che da molti gruppi antifa è stata paventata se consideriamo anche l'esempio invece che ha citato prima Max, dello split tra Der Blutasche e Z0A. Però io per chiudere, a diciamo, esempio emblematico di questo discorso sulle compilation, vorrei citare questa. Questa compilation con un quadro di Nicolas Roerich in copertina che immortala la catena himalayana, si intitola Cavalcare la tigre ed è uscita nel 1998 per l'etichetta di cui abbiamo già parlato, cioè la Heisenlicht, a celebrazione del centenario della nascita di Giulio Severo. Compaiono eh, tutta una serie di gruppi che sono, di cui abbiamo parlato stasera, ci sono Orplit, Brodexis, c'è cioè Camerata Mediolanense, ci sono Allersilen, Insof, Valtoyful, Schivias, di cui abbiamo appena detto, e è emblematica perché è esemplificativa di come funzionava il Neofolk, si sceglieva un tema, ogni gruppo portava la sua proposta, dentro ogni gruppo porta un breve scritto di, del, del perché o del per come o di che cosa rappresentava questa cosa, ad esempio, Allersilen mette anche la foto di eh, Renato Dal Ponte che porta le ceneri di Evola sul, sul Monte Rosa. E, e quindi, considerato che Evola è stato uno dei pensatori più rilevanti per tutta la questione della, del, del contrasto alla modernità e del tradizionalismo che nel Neofolk hanno avuto un, uh, un peso, sembrava giusto chiudere con questa perché è uscita per il centenario e ne parliamo stasera nel 2024 per il cinquantennale della morte di Evola. Un bel tempismo effettivamente. E va bene ragazzi, se avete qualcosa da aggiungere per chiudere ve lo lascio aggiungere. Se volete segnalare... Vabbè che... Allora il pubblico ovviamente vi conoscerà, quindi non avete bisogno di segnalare al Congress, Ma l'ho detto così tante volte che dovevamo farlo, che ormai ho dovuto farlo. Grazie. E se non avete altro, io direi buonanotte a tutti. Ci avviamo verso le due ore. Record della diretta di mm. progetto Razzia, però direi che siamo stati bravi. Visto che, eh, dei libri, visto che parlavi dei libri, in Occidental Congress, no, nell'ultimo numero, c'è un articolo dedicato al neofolk e per la prima volta abbiamo provato a rileggere la storia del neofolk, anziché passando dai dischi come abbiamo fatto stasera, ma come tante volte abbiamo fatto o hanno fatto altri, abbiamo cercato di dare un percorso di lettura per capire il neofolk. Quindi se uno ha bisogno di trovare dei libri che parlino di questa cosa, ci sono un buon 12-14 pagine di articolo che mettono sul tavolo. Delle cose dal primo periodo esoterico industriale fino alle ultime cose questo per, Perfetto. per pubblicizzarci allora io... vai, vai, fatti, fatti. anche perché qualcuno da qualche parte ho visto che chiedeva dei libri eh, oltre a quelli che avevate citato quindi hai anche risposto all'altra domanda eh, va bene ragazzi, allora buonanotte e ci vediamo alla prossima grazie Guido, buona buonasera a tutti buonanotte, a grazie poi. Guido grazie a tutti quelli che ci hanno seguito per ben due ore